Gentili signore e signori amici sportivi, appassionati di motosport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Griglia di Partenza. Stiamo finendo ormai, ci stiamo avvicinando alle feste di Natale. Abbiamo detto già la scorsa settimana che avremmo dedicato due puntate di riepilogo per quanto è successo nel Mondiale di Formula 1. Quindi rifaremo alcuni... Un percorso, un percorso dentro il quale ritroveremo momenti particolari del Mondiale di Formula 1 2015 che si è appena concluso, ma in questa puntata, nella parte conclusiva, abbiamo pensato proprio di realizzare, di dedicarvi un regalo che è il nostro regalo di Natale, ve lo facciamo questa sera. Ad una settimana circa da Santa Lucia e a due circa dal giorno di Natale, beh, vi facciamo questo regalo di Natale e sarà un regalo bellissimo. Ve lo anticipo subito. Sarà nella parte conclusiva del programma che è da non perdere, soprattutto per gli appassionati veri. Non vi dico che cos'è perché, se no, non c'è più la sorpresa. E allora, noi iniziamo il nostro programma questa sera eh, e partiremo subito con la Formula 1. Naturalmente, prima vi presento la nostra platea. Grazie all'ingegner Mauro Coppini. Grazie a voi. buonasera la a formulapation.it, alla sua direzione. Questo sito che eh, sta facendo davvero numeri eccezionali bene, è cresciuto tantissimo. Bene, si chiuderemo con 32-34 milioni di pagine lette, quindi insomma. Fantastico. Bene, siamo contenti. ottimo risultato bene. Sì. Poi è tornato con noi Marco Zappa. Grazie. Buonasera, Marco. buonasera a tutti. Avevamo bisogno di te perché ancora buonasera. non ho capito grazie. questa Pirelli che cosa combinerà nel 2020. Foi di spiegarlo, cercherai di spiegarlo, cercherò. cercherò, eh, cercherò. Ho detto Oscar che Berselli. Di grazie Morse come noi. sempre a voi. Ciao. Grazie Oscar per essere con noi. Aveva promesso la sua presenza in questa puntata, ha mantenuto la sua promessa perché ci ha portato anche lei un regalino che sempre mostreremo nell'ultima parte di questa puntata. Puntata Claudia Peroni, grazie. Se Claudia. io ti dico il mio, tu poi però, prima senza che loro sentano, mi dici il tuo. Assolutamente sì. Ah, già perché tu ancora non la sai. La sorpresa è una sorpresa bellissima, Claudia, soprattutto per gli amici sportivi. Ma anche tu potrai utilizzare questa sorpresa ah, ed è una sorpresa fantastica. Vi dico, ci subito, dobbiamo fidare? Ah, fidatevi, fidatevi perché nessun programma sportivo vi ha mai offerto un regalo di Natale come quello che noi abbiamo intenzione di farvi questa sera. E di questo dobbiamo anche ringraziare Mario Acquati. Mario Acquati, questo anziano signore, appassionato vero. Buonasera per a tutti. 50 anni, pensate, 50 anni ha gestito la storica libreria dell'autodono di Monza, vero Mario? Esatto, l'ho aperta nel 1965 e sono giusto 50 anni 50 anni bene lui è parte integrante il regalo che vi faremo questa sera e poi Paolo Filisetti con il quale Buonasera non tutti. si può eh, non stare se non vogliamo parlare di tecnica ovviamente per forza dobbiamo per forza, dirti con noi va eh, bene ovviamente. Bene, allora partiamo, partiamo riepilogando la stagione 1900, ah, cioè 2015, 2015, partiamo <ride> proprio da, dall'inizio, eh. sono È vecchio, vero, eh. vero. partiamo dall'inizio, l'inizio ve lo facciamo ricordare con questo servizio molto particolare perché? perché presentava una monoposto che tutti attendevano, Ferraristi e nonna, vediamola. Hai detto a Natale che due vittorie sarebbero già una soddisfazione, confermi questo approccio per la stagione? Sì, assolutamente sì, eh, tanti pensano che con questa dichiarazione si voglia mettere le mani avanti, non vogliamo mettere le mani avanti, siamo più realisti del re. Eh, ci siamo trovati un certo tipo di situazione, la macchina non si costruisce in tre secondi, c'era già, alcune modifiche sotto sostanziali sono state fatte in base ai tempi che erano comunque molto molto ristretti. Qualcosa si sta muovendo, secondo me si sta muovendo nella direzione giusta. Detto ciò confermo assolutamente quello, quello che ho detto. È già anche tempo, anzi è sempre tempo di discussioni anche a livello globale per definire un po' il futuro assetto della Formula 1. Come si pone la Ferrari in queste discussioni? Ci vuole un'evoluzione della Formula 1 ha detto qualcuno io ripeto la Formula 1 alla Formula 1 di oggi non basta, un'evoluzione ci vuole una rivoluzione. Bisogna ritornare tra la gente, far appassionare la gente, che non significa solo portare lo show eh, quantomeno il giovedì fuori dai circuiti, ma significa avere delle macchine belle, avere delle macchine competitive, far divertire il pubblico e possibilmente da parte nostra vincere. Ecco, avevamo due servizi che potevamo proporvi, quello fatto da noi che spiegava com'era la SF15T, la nuova eh, Ferrari, e quello invece le opinioni di Arriva Bene. Abbiamo optato per quest'ultimo servizio dove Arriva Bene spiega esattamente eh, come è nata e da dove viene questa eh, monoposto. Beh, è una monoposto figlia di chi? Partiamo con l'ingegnere Coppini. Nella monoposto de, dell'anno passato arriva bene, lo dice, non si fa un'automobile di questo genere, di questa complessità in, in pochi giorni o in pochi mesi. Evidentemente poi qualcosa all'ultimo sarà cambiato. Però è interessante sentire, arriva bene, che tutto sommato, fa questo manifesto della Formula 1 che tutti vorremmo e che, però, durante l'anno è andata in direzione perfettamente opposta. Quindi non si è avvicinata al pubblico è ma vero. se ne è allontanata. Ha continuato a fare cambi di regolamento in corso d'opera che la Formula 1 non aveva mai visto fino ad allora ed è arrivata a, ai nostri tempi e, soprattutto, all'anno prossimo, quando la complessità della gestione delle gomme raggiunge livelli mai mai raggiunti prima e naturalmente a tutto questo si aggiunge anche una una contromossa che è quella dei motori low cost che evidentemente contraddice completamente un regolamento, quindi direi che arriva Bene aveva fatto un bellissimo manifesto, naturalmente poi metterlo in atto è tutta un'altra cosa, non basta andare in una tribuna semivuota per far vedere che la Formula 1 cambia atteggiamento e invece siamo andati verso una formula 1 complessa, difficilmente percepibile dal pubblico e che non a caso ha molte difficoltà con il fondo che ne detiene i diritti televisivi che non riesce a venderla. Invece, Claudia, invece sì. io vorrei dire un'altra cosa. Sì. Ha detto benissimo ingegner Copini, naturalmente riguarda tutto quello che è stata poi la panoramica durante la stagione nella Formula 1 dei regolamenti, sicuramente molto diversa dalle aspettative, però ti arriva bene in particolar modo, ma invece Maurizio ha centrato in pieno un po' quella che è stata anticipata in maniera, io ti, ti ricordi Paolo, anche tu c'eri, c'eravamo mm. a Maranello quella mattina quando eh, Maurizio ha proprio eh, in maniera forse molto realistica ma, soprattutto, ma anche un po' pessimistica aveva messo un po' le mani avanti. Per nel descrivere quella che sarebbe stata la stagione parlando della quarta vittoria come il paradiso ti ricordi? Eh, e, molto però ci sono andati vicini certo. e, um, ha detto appunto mi ricordo che Marchione si era quasi un po' eh, insomma un po' indispettito del fatto che Maurizio fosse così Io a me piace chiamarlo Maurizio perché so, certo. Maurizio arriva bene è stato prima di essere quello che è è stato molto vicino a tutti noi e quindi mie, 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 per me a me rimane questo ricordo suo di persona burbara quasi 30 anni fa in tutti assolutamente cioè. assolutamente e, e invece poi comunque appunto, dicevo Marchion era quasi un po' eh, insomma, non, non d'accordo su questo suo modo di porsi e di porre la Ferrari con il freno a mano tirato e invece poi è stato secondo me perfetto Ecco Paolo volevo sì. farti intervenire perché quando si parla di macchina si parla di tecnica, allora era giusto rimanere con il fiato sospeso oppure comunque si poteva già immaginare che questa era una monoposto eh, ben diversa da quella che l'aveva preceduta la stagione precedente. Ma, la stagione allora al 14. momento della presentazione che poi fu una presentazione ovviamente virtuale perché non c'è certo. stata la presentazione reale. La cosa immediata è stata quella di vedere poi nella settimana successiva ai test che si tennero a Jerez della Frontera certo. quali erano i risultati e si capì immediatamente che i difetti Cronici della F14T, la monoposto che l'aveva preceduta, erano stati corretti, nonostante fosse stata mantenuta, ma perché appunto era un'eredità ovvia di quel progetto, la famosa sospensione anteriore pull rod che tante critiche aveva suscitato da parte di tutti, diciamo, addetti lavori e meno. Ma mai una sospensione ha avuto, ha avuto il disegno Ha avuto così ha avuto, tanta stampa avuto, come, come la sospensione anteriore? Senico, della sì, è una assolutamente. Cosa incredibile. Però era sicuramente un monoposto di transizione. Ma l'elemento cruciale era stata questa Power Unity, che invece aveva subito uno sviluppo notevole già da una iniziale iniezione di tecnici, in particolare un paio Mercedes che certo. arrivarono a Maranello l'anno prima e quindi in un certo senso svilupparono quello che era il lavoro fatto l'anno precedente da Marmorini. Ok, se adesso dobbiamo dire da tecnici in percentuale quanto è figlia di Montezebolo e quanto di Marchionne, questa macchina che cosa, cosa ci 70 sentiamo 70 30 70 Montezemolo, 30 Marchionne. Sì, sì. Quindi qui c'è una buona mano della squadra precedente a quella che C'è una buona mano della squadra precedente e un'ottima percentuale comunque dello sviluppo perché il 30% la devi prendere in mano, la macchina obiettivamente, certo. per saperla sviluppare. E hanno fatto un lavoro in, in otto mesi veramente, veramente notevole. Questo adesso al di là del fatto di avere un cuore italiano e Ferrarista. Quindi come diceva Claudia, il lavoro Oscar fatto... Eh, dalla nuova eh, compagine è stato quello di spingere la squadra a fare del proprio meglio, <coughs> gara dopo gara. Sono d'accordissimo. Io metterei anche un 60-40 perché la Ferrari storicamente è sempre stata quella accusata dai media, dai più, di non essere al passo con lo sviluppo delle macchine come le, le altre squadre negli anni di carenti, diciamo, eh, o imbroccava la macchina inizio anno oppure poi lo sviluppo non era mai veloce come quello di McLaren a suo tempo certo. e di Mercedes dopo, stavolta invece è stato velocissimo lo sviluppo, quindi per me hanno fatto un gran lavoro, io Maurizio arriva bene, eh, l'ho conosciuto più di 30 anni fa. Eh, quando è stato messo in questo incarico c'era un certo scetticismo non era il suo mestiere tutta storia. quando ho fatto quella dichiarazione io ho detto grande Maurizio adesso l'ho risentita ridico grande Maurizio perché al di là che è andato al di là delle sue previsioni e non so se voleva mettere avanti le mani o meno poi non dimentichiamoci che dopo la prima vittoria è subentrata un'euforia tale di che questo se... no, no, non anticiparmi no, no 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 ti ripeto eh, certo. hanno centrato ha detto due vittorie sarei contentissimo ne hanno fatte tre certo. hanno fatto uno sviluppo incredibile perché si se è sentito dire dalla concorrenza il motore, poi è tutto l'insieme, il pacchetto ma il motore se non è il Mercedes è molto simile quindi eh, adesso col sano di poi sarebbe facile parlare però sentendo adesso questa cosa ridico grande Maurizio però, ecco, scusami Luigi, una sì, cosa perché l'evoluzione non è stata solo tecnica è stata concettuale perché la dichiarazione gli arriva bene è arrivata in un ambito dove Marchionne parlava di un regolamento fatto da quattro ubriachi al bar esatto ma quando il campionato è partito l'idea era completamente diversa e la Power Unit era un'ottima scelta quindi anche questo forse più Vero. ancora che la tecnica pura ha consentito dei recuperi assolutamente sì però no, Maurizio come Enzo Ferrari a suo tempo non è quello che fa la macchina, è un grande manager No, è di individuare cioè, le persone di cui circondarsi ruolo per ruolo e mi sembra che abbia fatto un lavoro. Sì, Non dimentichiamo che era tutto nuovo: c'era un Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, che arrivava in esatto. una squadra eh, Lui che... ha fatto un lavoro eccezionale, eh, Lui ha fatto il fatto lavoro più importante. Assolutamente, Assolutamente sì. Sì. perché è il lavoro di sì, Maurizio. È... Lui ha fatto il lavoro più importante, però, Maurizio è stato quello che ha stimolato sì. i certo. singoli sì, 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 nella squadra. Assolutamente sì. cioè, Ha tirato fuori il meglio di ognuno che sale in macchina, che motiva la squadra, no, come Schumacher. No, Kimi, dire. Poi, purtroppo, non, non ha fatto questi risultati allora, eclatanti, però ha messo a suo agio persino chi viene Facciamo Rai, un passo pronto. in avanti perché una volta, vista la presentazione che, come ha ricordato Paolo, è stata fatta via internet, Sì, io mi riferivo alla giornata sì, 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 di, sì, della, del pranzo della, di Natale. Cioè, eh, questa macchina la volevamo vedere in pista per cercare di trovare un confronto tra lei e, e le avversarie, soprattutto la. Mercedes, vediamo cosa è successo dopo tutti i test prima che il Mondiale partisse per l'Australia. Mercedes, Williams e Ferrari. Sembra essere questo il podio della Formula 1 edizione 2015 dopo l'esaurimento dei test invernali previsti dal regolamento e terminati domenica scorsa sulla probante pista spagnola di Barcellona. L'atmosfera in casa Mercedes è molto serena e tranquilla, forti di un vantaggio stimato intorno al secondo. La squadra tedesca deve solamente concentrarsi sui problemi che riguardano i rapporti tra Rosberg ed Hamilton e cercare di arginare l'esosa richiesta del campione del mondo inglese che sembra avere chiesto uno stipendio di 70 milioni di euro all'anno per i prossimi tre anni. In casa Ferrari l'atmosfera è ottima. Il cronometro ha dato ragione alla SF15T, affermando che la nuova monoposto di Maranello è nata sotto la buona stella, che i problemi manifestati lo scorso anno sono stati in buona parte risolti e che i gettoni, ancora tra le mani dei tecnici di Maranello, consentiranno alla nuova Ferrari di crescere ancora durante la stagione. La Williams conferma la sua solidità. La Lotus e la Sauber sembrano avere fatto il salto di qualità più importante rispetto allo scorso anno. La Toro Rosso è apparsa quasi più in forma della Red Bull. La Force India è un punto interrogativo, anche e soprattutto economico. La McLaren è ancora sotto indagine, mentre la presenza in Australia della Manor è solo una questione numerica. Anche questo, tu ci hai azzeccato. Anch'io ci ho azzeccato, anche <ride> noi ci abbiamo azzeccato, perché questo servizio è stato mandato in onda subito dopo i test, no? grazie al, alla collaborazione di tutti coloro che erano qui a Griglia. Ma i test sono bastati quasi per scrivere più o meno quello che sarebbe stato l'andamento della stagione, vi siete accorti? Sì. Certo. Eh, ma questa è l'attuale Formula 1, nel sì. senso esatto. che... I test siccome sono così pochi eh, e poi non ce ne sono altri, vabbè, ce n'è stato quello in Austria nel corso della stagione. È abbastanza evidente che tu incominci lì a capire qual è diciamo, lo stato di grazia o meno di una, di una monoposto e a percepire quello che potrà essere la sua iniziale evoluzione. Difatti, se poi vediamo. Uh, Le evoluzioni non sono state tantissime, o meglio, piccolissime, sempre su ogni, uh, in ogni Gran Premio, poi dei grossi step nel Gran Premio di Spagna, nel Gran Premio del Canada e a Monza sono stati dei tre certo. grossi step evolutivi, parlo principalmente della Ferrari. E quindi vedi che nell'arco della stagione le evoluzioni vengono appunto conteggiate proprio al, al microscopio, e onestamente tu già dai test riesci a farti un'idea di quello che sarà l'ordine di Questa è una forma molto di diversa da quella che eravamo eh. abituati 15-20 anni fa, certo, Marco. Ma soprattutto eh, il rovescio della medaglia è che se tu metti in pista un triciclo e eh, poi dopo, nel, durante la stagione, si, rimane. rimane un triciclo. mentre. Anni fa eh, quantomeno c'era la possibilità, vedi anche la Ferrari, di dire io parto indietro rispetto alle altre monoposto, però con gli sviluppi riesco comunque a ritornare, a, fare, eh, comunque a essere competitiva quanto le altre case. Eh, se ricordiamo per esempio Sauber, negli ultimi test invernali, nell'ultimo nell anno, ha fatto dei test invernali molto buoni, un Gran Premio di Australia. Buonissimo, e si capiva la bontà eh, sia della macchina inizialmente sia del, del motore Ferrari. E poi, dopo, gli sviluppi non c'erano più, i soldi non c'erano più. Ma la, la Sauber è andata eh, scemando. Per fortuna all'inizio, vuoi dire qualcosa, Claudio? Sì, no, cioè, collegandomi a quello che dicevi tu non è più la Formula 1 cioè, di una volta quella che ci ricordiamo noi dove si partiva nostra, con un target nostra... poi grazie anche ai test che si facevano in pista Vero. Ma cambiavano è anche, ma è anche bello pensare no? a vedere la differenza perché ehm, recentemente proprio forse ieri, nei giorni scorsi mi è capitato di vedere su Facebook un concentrato di messaggi via Radio, team radio di Raikkonen in cui a un certo punto si è quasi anche seccato attenzione! almeno per 10 secondi no? dal muretto allora questo per dire la differenza di, di prima di, la, la Formula 1 di prima e quella di oggi è che adesso è tutto un eh, Team radio eh, che di collegamento continuo quasi costante in cui è eh, attento ai consumi, attenta alle gomme, attento al, 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 a qualsiasi insomma, tipo di input, certo. no? E quindi anche il pilota stesso, effettivamente, come è stato fatto scherzosamente con tutti i team radio di, di Raikkonen, sì. è un po' condizionato da Infatti, questo. Assolutamente. Cioè, certo. cioè mentre probabilmente, probabilmente prima, chi mi, chi mi prima magari uno come... diceva, bene, Scoppio il motore, però io quel sorpasso lo tento, quella, quella gara la Bravo, provo fino in fondo. Cioè, questa, forse, è di base mi, la differenza più sostanziale. È, no? è vero, hai ha colto un aspetto umano che oggi non si trova quasi più, ma no. quando lo si vede ci si parla addosso per sì, settimane. Sì. Guardate questo servizio! Se la eh, regia è pronta. C'è stato un fatto umano che ha fatto parlare gli appassionati per almeno tre mesi, ma non ha ancora avuto una soluzione, vediamo. Cos'è, un, una disobbedienza? No, 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 è alonso. Tante domande, tante perplessità, poca chiarezza e troppi dubbi. Ma quali sono le cause che hanno tenuto lontano il campione spagnolo Fernando Alonso dalla prima gara del Mondiale di Formula 1 2015? A tre settimane dall'incidente nessuno è riuscito a fare chiarezza sul caso Alonso. Cosa ha messo fuori gioco il campione spagnolo? Un guasto alla sua McLaren o un problema fisico? C'è chi pensa ad un guasto tecnico della McLaren, anche se la velocità d'impatto è da tutti ritenuta non problematica e comunque non in grado di generare traumi tali da provocare una perdita di coscienza. C'è invece chi sostiene che sulle monoposto moderne il KERS, in passato, avesse dato già problemi ai meccanici sotto forma di scossa. E questo fa propendere per un problema elettrico come causa principale della perdita di coscienza e di memoria da parte di Alonso. Infine, si indaga anche su un possibile malore che possa avere colpito Alonso, una forma minima, così tenue da non lasciare traccia nelle analisi fatte nei tre giorni di degenza che Fernando ha trascorso in ospedale. Comunque stiano i fatti, non è giustificabile che il Mondiale 2015 debba partire senza che sia stata fatta chiarezza. Ecco, questo era il fatto, un fatto che ancora, del quale ancora oggi non si conosce ma la soluzione. Ma il senno del poi mi sembra molto evidente che sia stato un problema la macchina, ma proprio molto evidente. Sì, certo. Cioè. e perché questo problema non è emerso? Ma, ma perché, perché è un problema sgradevole perché è un problema sgradevole non solo per la McLaren ma per tutta la Formula 1 perché se fosse passato il concetto che la Formula 1 è pericolosa da quel punto di vista lì cioè intrinsecamente pericolosa teoricamente bisognava fermare un campionato quindi è chiaro che c'è stata un'omertà assoluta cioè la Formula 1 di oggi ha una tensione intorno agli 800 volt è limitata ma si sta tutti nella parte più alta perché più alta è la tensione, più ridotta è la sezione dei cavi e quindi il peso dei cavi. Ma siccome questa corrente è continuamente variabile in funzione delle necessità del Kers e delle batterie, la variabilità di questa corrente provoca un campo magnetico e un campo magnetico in determinate circostanze può anche intervenire sulla salute del pilota ora se questo fosse diventato una, una realtà beh mm -hmm. allora bisognava fermare il campionato e quindi omertà totale quindi siete d'accordo anche voi tecnici che seguite da vicino la Formula 1 è stata una scossa quella che ha fatto più o che scossa, una scossa probabilmente campo un campo magnetico, magnetico generato dalla, dalla variazione appunto una di una variazione tensione... di campo magnetico Può, può provocare stordimento, può provocare perdita del senso dell'orientamento, ad esempio. Questo avrebbe significato dire che le power unit Beh, sono intrinsecamente pericolose e che appunto non sono schermate. Usiamo questo Gli termine: pilota, a dovere degli effetti collaterali. Quindi a nessuno faceva comodo faceva dirlo, no. men che meno faceva comodo dirlo la Honda, che era debuttante appunto in Formula 1 e di conseguenza. Anche se ti ricordi, Paolo? Eh, anche i piloti che inizialmente Vettel stesso che aveva avanzato dei dubbi li ha rimangiati subito il giorno dopo sì, 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 sì. allora la mia domanda è per sì? eh, i signori tecnici, tecnici. sbaglio o oh, tra le novità delle power unit c'è anche una riduzione di, di questo tipo cioè di probabilmente di certi sento, sen, sensori Beh, no, che potrebbero che... Creare questo tipo di problemi. Di Qualcosa mi sembra probabilmente di probabilmente aver... avranno, avranno ottenuto delle schermature migliori, ecco, ma non rego da un punto di vista regolamentare, perché non è cambiato nulla. No, il problema è che nel regolamento questo aspetto ma non, quest non è. Quest è anno, no, no, ma no, cioè, no, no non è Questo quest aspetto nel regolamento non è citato, cioè, non, non c'è proprio. Cioè, L'aspetto sicurezza diciamo, del, del sistema, chiamiamolo così, non, non è e, spiegato all'interno delle specifiche del regolamento. Però eh, sapete che, che dubbio mi sorge? Mi sorge un dubbio che è questo: pensando alla stagione che ha fatto Alonso, un Alonso che non si è mai trattenuto anche nell'andare a criticare non solo la sua macchina, ma i giapponesi. Vi ricordate le espressioni usate? Non usata... cosa gli sarebbe successo dopo. <ride> le espressioni usate in Giappone, il suo atteggiamento in Brasile che si è messo sdraiato sulla, sulla sdraio per prendere eh, il sole, sì. come dire non c'è niente da fare, la è la è meglio prendersi ma la tenuta. Non c'era ancora stata quella stagione lì. <ride> esatto. <ride> eh, <ride> però all'inizio cioè Fernando si è preso, si è assunto anche la responsabilità di far credere alla gente che poteva essere un suo problema fisico. Beh, ma secondo me lui sognava ben altra stagione e, e non poteva inimicarsi subito, partire con la guerra, quindi hanno fatto un... Un agreement fra tutti Il problema fisico l'ha avuto esatto. è stato ricoverato ripeto, io in ospedale Però Gigi, io ricordo allora le mille supposizioni che abbiamo fatto certo. Senza prove, oggi potremmo, fa potremmo farne un milione certo. E il senno di poi, cioè ancora senza prove Il senno di poi mi fa propendere per un, un, un guasto alla macchina Quello Gigi, che mi mi è vi ha detto adesso Guardi la dinamica esatto. esatto. Beh, ma secondo me, adesso io non mi ricordo Ma mi sembra che l'avevamo detto da subito che era questo sì, una ne... Mille, ne abbiamo Io non ho mai pensato minimamente no, no. che potesse, però per essere dire un ancora problema. senza prove, tutti, tutti propendiamo per quel problema: lei no. no, Assolutamente. assolutamente no. Quindi eh, siamo tranquilli perché in questo momento, Fernando Alonso per ritornare proprio alla realtà attuale. Fernando Alonso dovrebbe essere praticamente fuori dalla McLaren. Le ultime notizie dicono che. Eh, che Ron Dennis preferirebbe Van Dorn e eh, Jenson Battle la prossima stagione per spendere un terzo rispetto a quello che dà al solo, al solo Alonso questo, questo fa capire tante cose, allora da una parte questa situazione con Alonso dove un pilota come Alonso, col carisma di Alonso Cioè, prima stavamo parlando di Vettel e quello che può fare Vettel all'interno di una squadra e anche come sviluppo per può quanto... E cosa non può non fare in negativo? Voglio dire. La, lo, la Lotus dall'altra parte che invece sceglie due piloti, eh, tra virgolette, come Mal, Maldonado e Palmer, e quindi non punta su un top driver, perché comunque dice: quello che mi interessa sono i soldi che portano con diminuisce l'attenzione sul discreto. Di l'attenzione, la, meno pressioni. Quindi alla fine eh, questi grandi campioni spesso risultano scomodi. Scolo. Piuttosto, sì. piuttosto se non hai che una dei macchina all'altezza, sì, sì. sai, Però, appunto esattamente. Se, se non hai fatto. Devi sapere di non avere una, non no, avere una no. macchina all'altezza, perché Però una la scelta la del genere no. è assolutamente cioè, ti taglia le gambe. Si sì, certo. nota che non è giovanissimo. È un è giovane, dire, che è eh, Sta, sta scorrendo cosa. tra le mani. Ma allora, lo sabriatore ha detto esattamente l'opposto. Abbiamo due anni di contratto, lo faremo valere. Quindi vediamola come è sta storia. E c'è anche un'ulteriore cosa da dire. Che Honda e McLaren hanno preso una cantonata tale, perché sì. se pensavano di mettere lì subito due campioni del mondo, uno dei quali sicuramente quasi imbattibile, sì. uno tra i migliori piloti attuali, perché pensavano di avere subito la monoposto per fare bene, come ha fatto, non hanno saputo leggere, ma hanno han un detto un nel comunicato rollo. che avrebbero vinto almeno un Gran Premio il primo cioè. anno. Anche perché questa cosa cioè. qua è retroattiva, cioè da parte della, della della monoposto, quindi della McLaren in questo caso. Sì. Tu non hai scuse, perché dici hai uno dei piloti sì. migliori, hai tutti sì. i budget, non vinci? Colpa della Macchina, assolutamente. Punto. Andiamo in pubblicità perché quando ne usciremo, quando rientreremo in studio, andiamo a vedere una Formula 1 che ha presentato subito dei problemi incredibili dopo la prima gara. Attenzione, fra poco! Eccoci nuovamente insieme, durante la pubblicità noi qui dentro naturalmente discutiamo e vengono fuori delle idee, anzi dei pensieri davvero molto belli, molto qualificanti, come quello espresso dall'ingegnere Coppini quando ha detto: Beh, se eh, Alonso domani guidasse di nuovo una monoposto competitiva ritornerebbe immediatamente ad essere il campione che è, invece, invece no, perché no? No, perché c'è un'inerzia, perché appunto ce lo siamo detti prima, il, il pilota, il campione. Eh, il talento del campione rispetto a un altro che magari ha le stesse capacità tecniche deriva fondamentalmente da un vero e proprio stato di grazia che si alimenta di vittorie. Eh, la sconfitta eh, intacca la sicurezza del campione, ne intacca il talento, non lo recupera subito. È come se uno si brucia una volta, starà sempre attento quando piglia una pentola in mano. Il talento è uguale, quindi non è così immediato che passando da una vettura a un'altra vettura più competitiva riacquisti la stessa sicurezza, la stessa quota di incoscienza che comunque si accompagna al talento. Perché i 22 che pigliano via di un Gran Premio, più o meno, sulle capacità tecniche di guida siamo lì. Quello che fa la differenza è l'azzardo, la capacità di gestire l'impossibile, andare in quella zona grigia dove non c'è più aderenza, ma però forse in qualche modo, guardate Verstappen ad esempio, a lui non gli erano mica detto che non si può passare all'esterno delle curve e lui lo fa, eh, cioè il talento non può subire condizionamenti, anche quando questi condizionamenti non derivano da lui, dalla sua volontà. E, sì, e, o, vero un tutto, È vero sì. tutto, però è anche vero che a volte certi piloti, sì. a maggior ragione che, che hanno talento, dovrebbero magari evitare di fare certe manovre, perché okay. poi a volte gli eccessi non vanno bene. Però sì. fa parte un po' della, della, del, della psicologia di un pilota. Eh, sai Perché eh. Quest'anno abbiamo visto qualche incornatina in partenza. Certamente. certamente. <ride> però è stato bello Passo anche il riferimento che Copini, prima, sempre fuori onda, ha fatto di, eh, di Prost e Senna. Prost, che. Ma è eh, chiaro che c'è un eccesso, eh, però d'altra parte è la Formula 1, voglio dire. Eh, se non abbiamo un eccesso in Formula 1, un eccesso di emozione, <ride> cioè, di emotività. Ma anche di, di sensazione di, di essere invincibili. Esatto. Esattamente, quello è il discorso di Senna. Senna S. e Prost guidavano S. sicuramente allo stesso livello, ma ad esempio nei doppiaggi, Senna praticamente non, non aveva il, il problema del doppiaggio e Prost invece molte volte stava dietro perché sapevano che la motivazione di Senna. <ride> era qualcosa che andava al di là della possibilità tecnica, gli sarebbe passato sopra e quindi quello faceva ben presto, faceva subito pronto a, a scostarsi e con Prost non lo facevano. Cioè, sono, sono, sono momenti di grazia. Lasciamo, eh. lasciamo eh, Alonso ai suoi problemi mentre noi andiamo a vedere il servizio che vi avevo preannunciato, questa Formula 1 malata che è emersa immediatamente dopo, anzi durante il primo Gran Premio della stagione, proprio il Gran Premio d'Australia. Guardate cosa è successo. Il Gran Premio d'Australia è stata una gara noiosa e scontata fin dalla partenza. Una corsa che ha fatto capire che anche quest'anno la sfida che assegnerà il mondiale piloti sarà un affare privato tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, mentre la Mercedes incasserà il titolo costruttori. Coloro che speravano che gli avversari si fossero avvicinati alla casa tedesca si sono dovuti ricredere guardando una gara nella quale sembrava che le Mercedes andassero di conserva, capitalizzando a fine corsa quasi lo stesso vantaggio dello scorso anno sul terzo classificato. Questo è ciò che hanno detto i numeri del Gran Premio, il primo della stagione, che ha svelato al mondo una Formula 1 malata, divisa tra le case che possono permettersi budget senza limiti di spesa e squadre private sull'orlo del fallimento prima ancora che la stagione abbia inizio. Squadre che gestiscono due monoposto e fanno firmare contratti da titolare a quattro piloti, così anziché scendere in pista per le prove libere il venerdì, si va in tribunale con il rischio di vedersi sequestrato il materiale e finire in galera. Squadre che partono dall'Europa alla volta dell'Australia, sapendo che non potranno fare neppure un metro di gara per mancanza di materiale. Squadre che hanno vinto per quattro anni di fila il titolo mondiale. E ora minacciano di andarsene. E questo dopo aver discusso, firmato e accettato i nuovi regolamenti. Squadre alle quali mancano perfino i soldi per saldare il conto dell'albergo. Conti che vengono presentati e riscossi in anticipo perché da certi clienti la possibile fregatura è sempre nell'aria. Un Gran Premio che parte con 15 macchine in pista. E questa sarebbe la Formula 1 moderna? Il campionato per eccellenza? Il mondiale per il quale Bernie Eccleston chiede a Monza il raddoppio del compenso economico? Tutto questo era quello che è successo in Australia nel primo weekend di gare del campionato del mondo di Formula 1, una figura che forse mai prima avevamo visto fare dal massimo campionato, Claudia. No, no, no. Non no, no, era no. così ai tempi... Una grande verità hai detto, perché hai veramente evidenziato delle, delle lacune mh, e dei... Mh, come posso dirti? dei... Punti dei buchi neri nella Formula 1 Che effettivamente Sui quali bisognerebbe fermarsi Qualcuno che è molto in alto Dovrebbe cercare di, di capire che, che prima di pretendere bisogna dare E bisogna Ass dare di più Come dice la canzone sì. Molto di più Tu eri là Paolo? No, in Australia no Ah no, in Australia non c'eri, è vero L'hai vissuta da qua no, sì, sì, sì. Ma squadre che non possono pagarsi le gomme sì, La Sauber per che succedere, per essere Succedeva ma succedeva sì. in un ambito di uno sport che era molto povero ed era normale che all'Hotel della Villa gente scegliesse la, la camera con l'uscita sul giardino perché <ride> andavano via la mattina presto, voglio dire, ma era un ambito, <ride> Dai, era così, ma era un ambito dove le Formula 1 si potevano comprare. Uh, quindi non so, Maria Teresa De Filippi si comprava la Maserati e tutto sommato andava bene, oppure si compravano le Cupra, allora in quel senso lì era, era un po' il pilota Guascone, il pilota, uh, pilota Donaiolo, il pilota che poi non aveva i soldi, qua invece abbiamo una Formula 1 che è diventata una succursale della NASA, allora effettivamente fa effetto una cosa del genere, cioè se io sono quello che schiaccia il bottone per mandare in orbita lo shuttle, e non ho i soldi per pigliare l'autobus. Beh, allora la cosa, ricordiamoci che questa Formula 1 è nata con lo scopo cinque anni fa. Il regolamento è stato cominciato a essere masticato cinque anni fa per controllare i costi. Il risultato è stato quello di fare la Formula 1 più costosa di tutti i tempi. Questa è una Formula 1 del paradosso, una follia. Allora. Intanto eh, la Sauber che finisce in tribunale e non in pista il venerdì. Poi la Lotus che non ha i soldi per pagare la Pirelli e chiede a Bernie Eccleston di prestargli qualcosa di quello che molto probabilmente arriverà quest'anno. Poi la Manor che arriva ma non ha due macchine da mettere in pista perché non ha le capacità tecniche. E Bernie Eccleston che chiede 25 Ma, milioni a Monza. Gigi, Oscar. Gigi, questa qui è una Formula 1 malata, è un paradosso di sport, come dice lui: assolutamente sì. Ma io senza andare a De Filippi ci vedo dei corsi e ricorsi storici, perché dei team folcloristici ne ricordo: le scarpe, sì, certo. ricordo Andrea gente, Moda. ricordo Hockenheim, le macchine senza motori, come perché no? se non pagavi la cosa, non te li davo sì, il venerdì. Mi ricordo la di... presentazione non dice una cosa. Ti macchina. ripeto, no, e non c'era. Guardate. E non c'era l'ombrello Bernie Eccleston, non c'era l'ombrello sì. Bernie Eccleston che prestava, anticipava i quattrini. Quindi è una cosa che ho già visto. E ricordo anche che adesso abbiamo detto che era molto facile individuare. La scala delle prestazioni, dopo subito le prove invernali che non si prova più e quindi ci abbiamo azzeccato tutti. No? Poi andiamo qui e sento dire: beh, solita storia, col senno di poi mi viene molto facile certo. dire quello che mi ha ribadito tutto l'anno: che a mio avviso la Mercedes il, i cinque decimi in tasca da tirare fuori quando gli faceva comodo, li ha sempre avuti. Il senno di poi mi viene facile dire questo, ma mi ricordo anche che, adesso per fare un nome molto. Molto eclatante, potrei potre farne altri. Mm -hmm. Le grandissime vittorie Schumacher, eh, tutte in fila, i mondiali vinti, erano anche frutto di due piste private a disposizione, solo loro, un budget faraonico, solo loro, eh, due squadre test separate. <ride> Succedeva che contemporaneamente una squadra girava Jerez, una al Mugello, è eh, solo loro e questo permetteva di essere molto avanti. Il regolamento lo permetteva, non rubavano niente, però oggi le squadre che hanno soldi vanno avanti. Le squadre clienti non vinceranno mai, Riempiono la griglia, servono a fare folklore. Perché le squadre che hanno soldi, le case che possono case, finanziare, sì. perché le, le squadre private che possono... Comunque una costante c'è stata, cioè la McLaren... Honda ha rotto il motore in... in eh... Un giro di cognizione e ero tutti, 32 30. tutto l'anno Certo. Quindi. ma attenzione bernie eccleston non è che è stato lì a guardare anche lui si è inviperito perché ha visto il tutto così diceva lui dalla televisione sentiamolo in questo servizio anche perché poi i soldi verdi Abbiamo una vecchia casa che ha bisogno di essere ristrutturata. Con queste parole, Bernie Eccleston ha tuonato in Malesia il suo verdetto sul Circus, che lui stesso definisce malato e bisognoso di cure. Ho visto il Gran Premio d'Australia dalla televisione, uno spettacolo pessimo, con la Mercedes che non ha corso e gli altri che ci hanno provato. Così a Sepanga Bernie Eccleston ha convocato i responsabili delle squadre per cercare soluzioni immediate, come il passaggio dai 4 ai 5 motori per tutta la stagione, per consentire alle monoposto di girare di più e concedere maggiore flessibilità nello sviluppo. La proposta dovrà essere approvata dalla FIA forse già entro il Gran Premio della Cina. Poi Eccleston attacca senza mezzi termini la politica del presidente della FIA, Jean Todd, affermando che Todd vuole accontentare tutti mentre Mosley faceva ciò che andava fatto. Se era necessario, aboliva simulatori, galleria del vento e telemetria da subito. Il fatto che i team possano dire la loro ha creato solo problemi. Coinvolgerli nelle regole è un'idea sbagliata. Il problema vero di questa Formula 1 sono i motori e non la Mercedes che ha fatto un buon lavoro. La ricetta di Bernie Eccleston è semplice: dare libertà ai piccoli team di comprare telaio e motori dalle grandi squadre al prezzo imposto di 15 milioni di euro. Motori liberi al venerdì, 10 punti alla pole, 10 punti al vincitore e l'autore della pole position che parte da metà schieramento. Via la telemetria, via la Galleria del Vento e via i simulatori. Ritorniamo ai motori meno costosi come gli 8 o i 10 cilindri. Maron Dennis è contrario a tutto questo affermando che così non è più Formula 1. Sul fronte economico Eccleston ricorda che il 62% degli introiti va alle squadre e che non può permettersi di fare sconti così Monza è avvisata, ma che comunque perdere Gran Premi in Europa è un danno terribile per la Formula 1. Infine Eccleston ne ha anche per i piloti che a suo parere non aiutano alla promozione della Formula 1. Il solo che si salva è Hamilton, mentre Vettel pensa solo a correre. Questi ragazzi dovrebbero fare come il mitico Jackie Stewart che non corre da una vita, ma fa ancora soldi con le corse. Il grande ed indimenticabile tre volte campione del mondo Jackie Stewart. Chi vuole commentare questo passaggio di Bernie Eccleston? Perché Io... Bernie Eccleston individua immediatamente quelli che sono i problemi di questa Formula 1 e pone sul tavolo anche soluzioni sì. che magari sono impossibili da attivare. L'individua però, ecco, dopo. Allora, li ha individuati dopo. Quando ne ha bisogno per far fuori qualcuno che non <ride> gli è tanto simpatico. Ha detto delle cose giuste nel... mescolandole a cose altrettanto però folli. sbagliate e folli. Nel senso che lui parla di... Cioè fa la contrapposizione Todd uh, Mosley. Mosley, quando c'era lui, onestamente ha fatto di quelle cose che hanno portato la Formula 1 non al collasso, ancora peggio. L'unica cosa che era riuscito a fare era portare tre squadre, una più scalcagnata dell'altra, tra le cui le faceva lui, le faceva lui praticamente. E alla fine, onestamente, la eh, Simtech, quelle eh, macchine, eh, macchine lì, no? Facciale. Ma io parlo di, adesso, di recente, adesso. quando ah, appunto c'era il ah, Team no, Lotus, ah, l'altro, ecco. poi la Caterham, insomma, la e poi aveva portato anche il team. Quello quello, quello um, Spagnolo, insomma, con sì, la HRT okay. de, delle e la Marussia erano queste le grandi squadre e abbiamo potuto vedere. Il discorso base è questo: cioè la Formula 1 da un lato, come dice giustamente l'ingegner Coppini, è quello che tutti definiscono il pinnacolo della tecnologia. Ma è un pinnacolo che non si regge se, nello stesso tempo, tu, ad esempio, poni la Formula 1 come se fosse una GP2, cioè, eliminando i test, tu di fatto vendi. La Formula, cioè la Formula 1 viene vista come nome in realtà diventa una GP2 perché se tu non hai la possibilità di recuperare il terreno perso di fare dei test durante la stagione oggettivamente tu vendi uno spettacolo che è già costruito da, dai test come abbiamo detto noi prestagionali e dalla prima gara quindi fondamentalmente il discorso è l'illogicità attuale ovvero vogliamo le power unit questo è stato voluto da Jean Todt dalla certo. FIA due anni fa ma nello stesso tempo non vogliamo i test allora se tu tu vuoi una Formula 1 ipertecnologica, devi permettere che ci siano i test affinché poi le squadre possano recuperare il terreno. Ma che perché... non hanno un soldo, Paolo. Non hanno, non un, hanno soldo. un soldo. Se soldo. ci fossero i test liberi, metà erano già falliti. O sì. non li fanno. Non Quindi li fanno. il gap invece che due secondi era di otto. Altri. Perché ci sarebbero chi li fa e chi non li fa. Fermi qui perché devono stare attenti a metà no Siamo troppo in ritardo <ride> e abbiamo sì. il regalo da fare ai nostri telespettatori. A fra pochissimo. <ride> Eccoci nuovamente insieme. Siamo in una puntata molto particolare, una puntata speciale, la prima delle puntate speciali di Griglia di Partenza, che vi accompagneranno fino a giovedì prossimo 17 di, eh, di dicembre. Poi il giovedì successivo sarà Natale. Il giovedì successivo, ancora l'ultimo giorno dell'anno, quindi in quelle due puntate non andremo in onda. Ma riprenderemo con le puntate speciali per, dal primo giovedì di gennaio per tutto gennaio. Quindi Potrete seguire ancora tante puntate speciali molto belle eh, perché abbiamo preparato delle cose, eh, delle chicche che non si sono viste quest'anno, ma non vi anticipo niente. Ritorniamo invece in questa puntata speciale, abbiamo parlato di questa Formula 1 malata eh, con eh, delle grosse falle e soprattutto una gara, il Gran Premio d'Australia che ha annoiato veramente tutti ma poi è bastato un niente. Una vittoria a Ferrari nella seconda gara dell'anno per riaccendere, come mai si era visto da tanto tempo a, a quel momento, l'entusiasmo di tutta la platea, non solo ferrarista, ma di tutti gli appassionati della Formula 1, perché è bello se c'è Bagar per vincere la gara. Andiamo a vedere questo servizio. Una Ferrari così forte, così consistente, così veloce, così equilibrata, non la vedevamo dai tempi di Michael Schumacher. E la prestazione di Fettelli in Malesia, ma soprattutto quella di Raikkonen, ci ha lasciato tutti con gli occhi spalancati, felicemente increduli del risultato finale di Sepang. La nuova squadra si era mostrata già nei test invernali portando in pista una monoposto che ha subito offerto prestazioni in grado di cancellare anche solo parzialmente la terribile stagione targata 2014. Sebastian Fettel era completamente nuovo in Ferrari e non si sbilanciava sulle qualità tecniche della SF15T, mentre Kimi Raikkonen, che la Ferrari dello scorso anno l'ha subita, si è subito lasciato andare in commenti molto positivi. Diffondendo ottimismo tra la squadra e gli addetti ai lavori. La Malesia ci racconta che Marchionne ha polverizzato i tempi per il ritorno della Ferrari alla vittoria, smentendo tutti coloro che pensavano ci volessero mesi o anni per tornare a sognare. La Malesia ha confermato l'ottimo lavoro fatto da quelle che vengono definite le seconde linee tra i tecnici della rossa e sono linee tutte italiane. La Malesia ha ricordato a tutti di che pasta è fatto fettel, perché quattro mondiali non si vincono per caso. La Malesia ci ha regalato anche uno spettacolare Kimi Raikkonen che ha lottato duramente contro i propri errori e la sfortuna, regalando alla Ferrari un quarto posto finale che vale quanto una vittoria. Restano nell'aria bollente di Sepang poche domande. Ma dove è andato a finire lo spaventoso vantaggio della Mercedes? Come è potuto accadere solamente alla seconda gara? Come si può passare dai 34 secondi di ritardo a quasi 9 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton? Ma questa Ferrari è davvero in grado di vincere il Mondiale 2015? Erano domande logiche perché eravamo semplicemente alla seconda gara e avevamo visto una Ferrari formidabile, vero Claudia? Sì, no, io, io personalmente ero, eh, come posso dirti, entusiasta da una parte nel vedere la Ferrari così, ma dall'altra ne ero certa. Ne ero certa perché, se, hai detto bene nel, nel servizio, cioè Raikkonen, che conosceva la Ferrari di prima, più ancora di Vettel, ha visto questo salto di qualità, ha visto comunque ha in qualche modo eh, caricato la squadra e così è venuto, tu puoi immaginare, a maggior ragione per tutta la squadra. Quindi eh, secondo me era, era nell'aria, era inevitabile che succedesse e succedesse subito, perché dovevano reagire subito in questo modo, perché il potenziale c'era e c'è stato fino alla fine a fasi alterne. Quindi secondo me ha fatto certo un gran bene alla Formula 1, ma io volevo dire un'altra cosa però, sì? se tu me lo consenti, certo. cioè che... Ehm, l volevo agganciarmi al discorso che facevamo prima, cioè sì? che comunque sono stati per, per i costi sono stati eh, fatti degli errori perché si sono eliminati no, per tu. esempio delle cose assurde come i test, che come diceva giustamente Oscar, tutto sommato sono ancora una delle cose meno costose rispetto ad altre, ma anche tu lo dicevi, una galleria del vento e tante altre cose. Certo. Ma suggerivo questo: perché non autotassarsi i piloti che guadagnano troppo? Troppo <ride> e che non si rendono conto. Allora mi aggancio al discorso della Ferrari che ha vinto la seconda gara e che ha fatto rinascere un po' l'entusiasmo per la Formula 1 perché certo. si stava già assopendo la seconda gara ci cioè, aiuto di nuovo un mondiale come quello precedente. No? Quindi i piloti, come noi, detti ai lavori, sappiamo benissimo che se la Formula 1 va avanti a gonfie vele, siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti, i piloti guadagnano di più, o comunque insomma, i piloti continuano a poter fare i piloti. Certo. E non si perdono per strada come gli Alonso. Claudia, che a questo la punto tua ce lo per la tua idea è buona, la tua idea è buona. Però eh, calata nell'attuale Formula 1 è inutile perché questa Formula 1 è una voragine eh, dentro la quale ci puoi mettere tutti i soldi che vuoi e mai vedrai il fondo. Chi vuole... Ma c'è ma... troppo dislivello in questa Formula 1. Sì, Ci sì. sono dei piloti che guadagnano tantissimo e delle che squadre parlano. che non hanno i soldi per pagare l'albergo. Cioè non ha senso. Però vedi. Non per credo non può essere il pilota che si autotassa. Perché in no, realtà autotassa è no, chiaro, era una battuta, è una certo, battuta, cioè una battuta, perché in realtà ma... l'autotassazione la avverrebbe da parte del team. Cioè eh, basterebbe team. che i... allora, sì. vedi, però se io sono Mercedes piuttosto che Ferrari piuttosto che Renault, e sono disposto a spendere 50 milioni di euro per accapararmi Hamilton piuttosto che Rosberg, sono io che faccio sostanzialmente il mercato perché alla fine è sempre tra i due tra chi fa la domanda e l'offerta, cioè io posso essere <coughs> il manager del pilota e ritenere che il mio pilota sia il migliore al mondo Ma sparo ne la ne 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 cifra, ne devo trovare dall'altra parte la controparte che realisticamente accetta o non accetta, se io sparo troppo assolutamente la controparte mi dirà sei fuori, e però Abbiamo potuto vedere invece in realtà come queste cifre pazzesche, quelle richieste da Hamilton piuttosto che da Alonso, in realtà trovano terreno fertile perché abbiamo visto i rinnovi, che sono stati tutti rinnovi ad aumento, non a diminuzione. Quindi onestamente è, Quella, è la squadra? Formula 1 malata, ma da parte di chi? Da parte del manager che gestisce gli interessi del pilota o da parte della squadra che è disposta a, a piegarsi alle loro richieste? Quindi onestamente eh. sì, ma è malata essere... da quattro ubriachi al bar che hanno fatto questo regolamento. È malata da lì, adesso tutte le altre cose... Però attenzione, cose... è vero, quattro ubriachi al bar e questo l'ha detto prima di tutto Marchionne. Però Mauro, la sua Mauro nel, in Formula 1. Spieghiamo bene al pubblico e agli appassionati perché poi in Austria Marchione ha cambiato la sua idea e i quattro ubriachi al bar sono diventati quattro amici per la pelle. Perché? Perché Marchione è uno molto pragmatico. Io dico sempre che la, la grande fortuna che ha avuto la Fiat o la FCA, adesso la Fiat Chrysler, è di trovare un manager che è appassionato del business dell'auto, non, non delle dell auto. auto. Ce ne sono stati in passato di quelli molto appassionati alle auto e pochi al business dell'auto. Lui è l'esatto contrario. Per cui è al di fuori da ogni gioco. Si può contraddire, se vogliamo in qualche modo ricorda Eccleston. Eccleston dice quello che gli serve nel momento in cui gli serve e non ha nessun problema a contraddirsi. A me è capitato di parlare, poi forse Oscar lo saprà meglio di me. La... E anche lei, eh, però lui si contraddice eh, costituzionalmente mentre parla, inseguendo quello che è il suo interesse. Marchioni ha fatto quello. Prima ha buttato un sasso nello stagno, poi ha fatto capire che la Mercedes: sì, vincere è bello, ma deve vincere su qualcuno, e vincere oggi in, in Formula 1 vuol dire vincere su Ferrari. Se uno vuole valorizzare la sua vittoria, deve vincere su Ferrari. E a quel punto lì lui ha capito di avere in mano un'arma che Montesembolo non, non si sa perché non ha mai usato, che è il famoso veto. Sul veto si è creata un'intesa, un un'intesa sportiva intendo, eh? non dico che, che abbia avuto dei vantaggi pratici, ma con Mercedes, che si è vista benissimo poi nelle recenti... Ricordavano con Mercedes quando porre il veto? E quindi a questo punto le cose sono cambiate. Eh, io credo che siano eh, tentativi di mettere in piedi una Formula 1 del dopo Eccleston esatto. e del dopo Totò. Perché è chiaro che l'intesa tra Mercedes e Ferrari ha aperto anche sia alla Honda che alla Renault, che Renault. nel momento in cui ha consentito di mantenere inalterato il numero dei gettoni dall'anno dall passato all'anno prossimo, quindi i famosi 32 che sarebbero dovuti invece calare. Questo fatto evidentemente per consentire un possibile recupero da parte di chi è, rimane, è rimasto indietro. Quindi c'è certo. due marche che stanno gestendo la Formula 1 in questo modo, nell'assenza nell completa a questo punto di FIA e di FOM. Ma sono loro i padroni della fare situazione. rispetto a, a dei colossi di questo genere? A, que, a questo punto, ben poco. E devono, devono stare lì. Ma di, su, que, su questi punti, su questa Formula 1, noi nel corso della stagione abbiamo sentito anche diversi protagonisti che sono stati grandi nel tempo. Il primo è proprio Mauro Forghieri. Ma lo sentiamo subito dopo la pubblicità: sentiremo il pensiero di Forghieri su questa Formula 1. E però, cosa è cambiato? Eccoci nuovamente insieme. Sto sorridendo perché tutte le volte che andiamo in pubblicità qui continua tutta la discussione, naturalmente su questa Formula 1 che fa molto discutere. Ha fatto molto discutere il campionato del mondo 2015. Su una Formula 1 che è stata molto criticata perché, perché sostanzialmente si è ripresentata uguale più o meno all'anno precedente. È vero che la Ferrari è diventata l'antagonista della Mercedes, ma quasi quasi la Mercedes glielo ha consentito perché vincere lo scorso l'anno precedente contro una Red Bull voleva dire praticamente Ferrari niente. ha vincere valorizzato le vittorie Mercedes. Ferrari ha valorizzato, la, la Ferrari ha preso né più né meno il posto della Mercedes, gli unici tre Gran Premi no, della Red Bull, gli unici tre Gran Premi certo. non vinti, l'unico pilota fuori dai due Mercedes ad aver vinto un Gran Premio durante tutto l'anno, è il pilota Ferrari, l'anno scorso è stato Ricciardo. E via, 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 quindi ha valorizzato queste vittorie che danno importanza, ma danno soldi, sponsor, interessi, media. Se non c'è competizione, se la percezione è che la Mercedes spara sulla Croce Rossa, non lo guarda più nessuno, il giochino si rompe nel, nel corso della stagione, siamo andati anche a sentire personaggi che hanno fatto storia nella Formula 1. E per, per capire loro che cosa pensavano di questo campionato e di questa Formula 1 moderna. Il primo, l'avevamo detto prima della pubblicità, proprio Mauro Forghieri, che è stata una colonna portante della storia della Ferrari. Sentiamolo in questa intervista, in queste dichiarazioni. Uno di questi, come può pensare bene di un pilota? Che perché arriva alle spalle di uno a meno di un secondo ha diritto di superare senza che questo dica nulla, si deve tirare da una parte, quasi uscire di strada, perché se no sa che gli danno una multa, lo spellono, gliene fanno di tutti i colori. Ma come si fa un campione del mondo che vince in questo modo a dire che è un campione del mondo? Ricor faccio un episodio talmente vecchio che non può dare fastidio a nessuno avevamo John Sertis che era un campione prima di tutto motociclistico poi automobilistico e fa una corsa, viene da me e mi dice guarda, quel brasiliano quel, no, quel brasiliano, quell'australiano lì che non mi lasciava parlare ma tu gli devi dire, io vado a dire qualcosa a quell'uomo che rispetto gli vai tu a parlare e allora lui mi ha guardato John ha detto ma, ma, ma d'accordo, è andato là Sai cosa ha risposto il signore? Che tu sai chi è? È morto poco tempo fa. Mm. Gli ha detto: Io faccio la mia corsa, tu fai la tua. Sei tu che mi devi superare, non io che ti devo lasciare il posto. Perché io faccio la gara che posso fare e tu farai quella che sarai capace di fare. Eh beh. E quello che dovrebbe essere detto a quelli che hanno deciso: quello che hanno deciso. Il controllo del consumo per giro. E via l'alettone quelli di dietro, quelli davanti lo devono mettere su, magari. Che sono ragazzi, ma scusatemi, uno che vince le gare in questo modo. Ma che campione è? Me lo volete dire? Che gli fanno: ah, e poi c'è il Kers che si può usare non sempre, ma solo quando quello che è là che guarda dice potete usarlo. Ma scusatemi, ma chi è che gestisce le corse? Quelli della FIA? Che sono quasi tutti dei meccanici di Bernie Eccleston, tra le altre cose, Della forse bravo, loro cioè, non lo sanno. E come no? Va bene? Eh? Eh, sono loro che decidono. Charlie Whiting, tu. Mike Blaise, tutta roba stabile. Quando è successo quella roba dove c'è quel quasi italiano che è andato sotto a quell'oggetto che non doveva essere lì? Ma chi è che è responsabile? Tu, Leo o io? Questo è il pensiero di Mauro Forghieri. Chi, lo vuole? Chi vuole commentare questo preso di posizione di Mauro? E l'abbiamo registrata, devo ancora dire grazie al direttore Coppini che grazie a Formula Pation nella manifestazione che si è tenuta Fibola. proprio a Imola. Quest'anno, in ricordo a Gilles Villeneuve, ha invitato questi personaggi di straordinaria importanza storica. Io non posso controbattere perché sono d'accordo su tutto, tutto, tutto quindi ma io cosa posso sento... dire? Tutto! Una, una formichina rispetto a Forghieri, ma è un po' quello che avevo detto anch'io prima, cioè che i, i piloti di prima non erano così telecomandati come quelli di adesso, ma lo sono per forza di cose. Perché Regolamento, il regolamento. Vorrei la sentire folia. anche Mario Acquati, tu li hai visti passare dal, dal 65, da prima, sì, sì, sì. ad oggi? La differenza Della, sostanziale Della tra Della quelli Della di Formula allora e quelli di, di oggi? Me. Io mi sono molto allontanato come si è allontanata la maggior parte del pubblico, una Formula 1 difficile da capire, eh, gare complicate, paddock chiusi, oscurati, piloti che non si fanno avvicinare, di conseguenza... Eh, non è più la Formula 1 degli anni di, di, di Forghieri quando potevi avvicinare, quando potevi parlare era tutto un altro spettacolo oggi eh, per, gente, per vecchietti come me questo non è certo uno spettacolo la Formula 1 prezzi inaccessibili una famiglia che vuole andare a vedere un gran premio deve spendere 1500 euro per portare un bambino in tribuna quindi sono delle follie oggi allora erano tutti tempi diversi sono cambiati, hanno bisogno di, 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 fare, di, di applicare questi prezzi perché hanno bisogno di pagare 25 milioni a Eccleston. però è tutt'altra cosa oggi la Formula 1. È tutt'altra cosa, ma anche la Formula 1 eh, di oggi ha rischiato molto quando è arrivata nei pressi di Monte Carlo. Ma questo sarà argomento che vi proporremo subito dopo la pubblicità. A fra pochissimo. Abbiamo sentito il pensiero di Forghieri, siamo in una puntata speciale di Griglia di Partenza, la prima parte del Mondiale di Formula 1 2015, stiamo cercando di capire com'è fatta questa Formula 1 che da più parti viene criticata, attaccata, perché? Perché presenta delle falle, perché ha dei costi che sono ancora oggi impensabili, inavvicinabili, perché questi costi sono imposti dalle case costruttrici, dai, dai, mh, dai costruttori che hanno budget infiniti, non hanno tetto e le altre squadre a rincorrere una situazione praticamente impossibile. Penso che il, eh, il gran premio peggiore di questa stagione sia stato quello eh, di Monte Carlo, in un ambiente soft, in un ambiente nobile, in un ambiente affascinante. La Formula 1 ha fatto veramente una brutta brutta figura. Vediamo questo servizio. Here we go. The Monaco Grand Prix. Monte Carlo. È una Formula 1 malata. Noi di Griglia lo sosteniamo da tempo, ma sembra che dagli spalti del circus più lussuoso e al tempo stesso ingordo della Formula 1 nessuno riesca a capire, nessuno riesca a vedere. Così le brutte figure si sprecano e a Monte Carlo, ovvero sul palcoscenico più nobile, glemuro e lussuoso dell'intera stagione, la Formula 1 è stata sonoramente fischiata il venerdì. Mentre la domenica ha dato prova di quanto inutili siano i suoi campioni più acclamati e pagati, ma teleguidati da una banda di ingegneri capaci di gettare alle ortiche una vittoria già conquistata, cancellando così il weekend perfetto di Lewis Hamilton, il fine settimana agonistico più seguito dell'intero campionato del mondo di Formula 1. Ma questo male non ha colpito solo la Mercedes, che domenica ha fatto una pessima figura perché, come sottolineato da Maurizio Arriva Bene, hanno peccato di arroganza, si sono dimenticati di essere intelligenti e hanno pensato di essere furbi. No, questo male è dilagato in tutte le squadre di questa veneristica Formula 1. Una Formula 1 in mano a centinaia di ingegneri, equipaggiati con moderni calcolatori che si cibano di software costosissimi e molto sofisticati, in grado di valutare e prevedere ogni attimo del Gran Premio con largo anticipo, considerando tutte le variabili possibili e anche quelle inimmaginabili. Migliaia, milioni di dati che vengono raccolti attraverso una rete telemetrica in grado di scrutare il comportamento di ogni millimetro quadrato della monoposto. Dati che partono dalla pista, arrivano nelle sedi operative delle squadre, vengono rielaborati e rilanciati ai box del team, dove i suoi super ingegneri trasformano i dati in ordine da lanciare alla monoposto che si allinea in tempo reale ai suoi parametri e alla volontà superiore così gestiscono tutta la gara, metro dopo metro. E il pilota? Il pilota è un semplice esecutore, non deve sbagliare. È per questo che la maggior parte di loro si allenano sui simulatori di giorno e anche di notte. Un esecutore anche quando un ordine sembra andare contro il proprio interesse, esattamente quello che è accaduto a Hamilton domenica scorsa, ma il pilota è un semplice esecutore. Sì. Anche il campione del mondo Lewis Hamilton e i fatti di domenica sono lì a dimostrarlo. Questo era stato il brutto episodio di eh, Monte Carlo partito con i fischi del pubblico il, il, il giovedì perché si corre il giovedì in quanto una parte dei test eh, liberi delle prove libere era stata sull'asciutto quando è cominciata a cadere la pioggia macchina, sulle tribune sono rimasti da soli i macchina. tifosi e non è uscita una monoposto fischiare dagli spalti di Monte Carlo non si era mai sentito 700 euro la tribuna delle piscine per non vedere uscire una macchina questa è anche la Formula 1 d'oggi che sì. lascia senza parole Claudia eh sì, no, lascia senza parole a me viene in mente una Formula 1 di Monte Carlo una gara di Monte Carlo quando era stato direttore eh, Jackie X no? che aveva sì. fermato prima la gara prima del tempo sì. che proveva, tutta sì. la polemica segno, che, non certo. usciva, che ne era uscita certo e um, questa per dare l'idea, no? Di due Formula 1 totalmente diverse: una umana e una, una di uomini e una di. Anche perché se ne aveva la Toleman. Eh? Sì, non sì, è sì. che avesse strana, quattro cilindri. Oltretutto, Col quattro cilindri. È vai, eh. un po' come i ragazzini. Adesso a me questa sera piace, non piace tutto sommato ritornare a parlare oh, di cose di cui stiamo parlando da tutto mm. l'anno. Mi piace trovare altre, eh, come Beh, posso siamo. dire, altri modi, altre interpretazioni di certe, di certe situazioni. E quindi è una Formula 1 che però è in linea esattamente con. Eh, con la vita, con, eh, perché comunque se tu pensi ai ragazzini di oggi eh, non, eh, non apprezzano più il lato umano perché ognuno sta al stage. tavolo a, a giocare col telefonino no? e non ci si parla, non ci si guarda, non si, più non si hanno più rapporti ed è un po' quello che accade anche in Formula 1 perché anche tra i piloti, tra le squadre non ci sono più gli scambi eh, di magari anche ecco, prima abbiamo visto Forghieri Forghieri era uno è eh, sempre certo, stato uno sì, di sì. grande temperamento no? uno che litigava che si è, eh, con, certo. con i suoi rivali con, però che comunque teneva viva anche in questo modo la Formula 1 secondo me tutto questo hai ragione però 1. dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo contestare il modo certo. di agire di oggi certo. dobbiamo dire che è sbagliato certo. certo. gli errori questo errore, che è stato emblematico, quello che ha fatto sì, la Mercedes a Monte Carlo, sì. ha fatto vedere quanto uh, l'eccesso di informazioni, l'eccesso sì, di dati, francamente ha creato, creato la possibilità dell'errore. E stranamente, gli errori più madornali più che più si bulle sono visti sì. nel corso di questa stagione, da un lato quelli della Mercedes, come abbiamo visto a Monte Carlo, che altri li abbiamo visti della Ferrari, magari più che altro nelle qualifiche o nelle prove. Sono gli errori non umani, cioè sono generati dall'analisi dei dati. E la cosa bella è stata invece, per quanto riguarda la Ferrari, che l'adozione, ad esempio, di un tecnico, Ignacchi Rueda, che è lo stratega della Ferrari ha dimostrato quanto fosse importante avere un uomo che trattasse la strategia dal muretto, servendosi sempre, ma sempre di meno, del famoso remote garage. Quindi onestamente c'è stato, in un certo senso, dico dalla parte della Ferrari che pur continua a utilizzarlo, Uh, Un'inversione un di tendenza. Il, cioè, remote adatto, garage è... il remote garage è praticamente questa stanza che è presente al, nella gestione sportiva di Maranello, dove ci sono una ventina di ingegneri, una quarantina di monitor che, che gestiscono tutta praticamente tutta la situazione fare, di gara del Gran Premio. Continuazione... Le, tutte a le operazioni possibilità dare. Che si perché dare. molti degli appassionati a casa queste cose non le immaginano no? che Meglio. mentre la gara è in Meglio. essere Meglio. sul circuito con tutti gli ingegneri che sono al muretto. Sì. E gli ingegneri che stanno a casa dentro guardano il garage, guardano tutti a casa. i dati che arrivano dal circuito e poi fanno quella delle base: simulazioni, danno una strategia, giro prevale quel giro, ma il giro dopo può essere cambiato Cambia. Presente, non seguono Claudio, la gara, gli ingegneri con le cuffie tecnica, guardano tecnica, semplicemente tecnica. i monitor, fanno le simulazioni per i consumi del carburante, ci sono tutte le variabili, tutte le variabili. possibili. E il consumo dei pneumatici, ma il di Ma ragione gradi, Claudia quando dice costante. che queste cose sbagliate sono figlie del momento che stiamo vivendo. L'altra sera in pizzeria, due fidanzatini che noi ci rovinavamo la lingua con la fidanzatina, uno di qui dal tavolo. Consumavamo. Sì, dopo mangiato uno di qui al tavolo, un'ora ognuna col proprio telefonino, io non credo si stessero comunicando fra di loro perché bastava <ride> guardarsi in faccia, quindi cioè, questo qui è figlio del mondo in cui sì. viviamo, oggi oggi bistrattiamo la Formula 1, faccio un paradosso, e invertiamo le parti, la Ferrari da due anni fosse al posto della, come risultati, come approccio della Mercedes, il 60% del mondo motoristico sarebbero felici. Amerebbero questa Ferrari sarebbe stupenda. Il campionato sarebbe bellissimo, simpatico. Vettel sarebbe il campione. Ti dico io: è così: viviamo il nostro epoca. In noi c'è bastata una vittoria che già eravamo in fibrillazione, figurati eh inverti le palle. Benvenga questa ben cosa, venga. però ah, certo. mi viene in mente, anche invece, che allo stesso modo, allo stesso modo, il meccanismo opposto, cioè quello che è successo nella MotoGP ha reso ancora più popolare certo, la MotoGP certo, perché abbiamo avuto un, uno scontro tra uomini, tra uomini certo. più ancora che tra squadre, certo, che tra moto che hanno riacceso, hanno, acceso, hanno esaltato un campionato che... Per carità la Monto è seguitissima, ma che forse in quel momento ha superato la Formula 1? L'ha bypassata come popolarità. Perché io ho parlato di Valentino tre, per quattro giorni, cinque giorni a Rally di Monza. Ed era, e c'era contemporaneamente un gran premio ad Abu Dhabi che era annullato rispetto a Valentino che faceva il rally di Monza perché? perché l'uomo è ritornato al centro dell'azione l'uomo al centro no, dell'azione no, dell mi... eh, tu hai detto una cosa importante hai detto questa Formula 1 è in mano agli ingegneri certo ma gli ingegneri hanno cambiato mestiere perché l'ingegnere degli anni 60, fantasia, 70 e 80 intuizione. era un David Crockett, era uno che andava all'avventura, alla fantasia. Eh, oggi l'ingegneria è un'ingegneria di analisi, mentre anni fa era un'ingegneria di sintesi e quindi l'effetto suolo non è un'analisi in galleria del vento, è... Tony Radd che si ricordava che quando gli Spitfire durante la guerra andavano radenti alla pista, venivano assorbiti su e gli è venuta in mente un'idea. Certo. Quindi non è stato due anni in Galleria del Vento per vederla, Cordo noi adesso re. abbiamo l'analisi e l'analisi inevitabilmente porta allo stesso punto, porta certo. tutti lì. Per forza. Assolutamente. Perché poi alla fine, quando c'è una risposta a tutte le domande, quello che conta è fare le domande giuste. Quindi anche lì c'è ancora la possibilità di fare la differenza. Ma a meno che il sistema di, di, di analisi non sia così ridondante, chi, chi se lo piglia il rischio di andare contro la macchina? Quello è il problema. Bella questa analisi di eh, Mauro Coppini, ma adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi avremo due protagonisti veri del passato, vi do due nomi così a caso, Emerson Fittipaldi e Vittorio Brambilla, perché li abbiamo ricordati? Ve lo diciamo fra poco. Eccoci nuovamente insieme, eccoci nuovamente insieme con il parterre naturalmente che sta discutendo sui tanti argomenti che abbiamo lanciato. Stiamo ricostruendo un po' la stagione della Formula 1 2015, non quella fatta dei risultati ottenuti pista dopo pista, ma Cercando di capire dove sta andando questa Formula 1 e che cosa ci lascia questa stagione 2015. La prima parte questa sera e la seconda parte, ve lo ricordo, giovedì 17, giovedì prossimo. Non vi abbiamo chiesto di scriverci ma ci state scrivendo delle frasi bellissime che andremo a leggere verso la fine della trasmissione. Ce ne sono davvero di molto belle e molto interessanti. Grazie per, per continuare a scrivere alla nostra trasmissione. E, ehm, però prima di lasciarci vi avevo preannunciato il pensiero di Emerson Fittipaldi e poi, e poi un momento nel quale abbiamo voluto ricordare un grande come è stato un grande uomo di sport, di molto sport come è stato Vittorio Brambilla. Partiamo subito da Emerson Fittipaldi, sentiamo il suo pensiero sulla Formula 1 eh, odierna, lo abbiamo ascoltato quando è passato da Monza in una competizione internazionale della Formula 3 dove correva il, eh, il nipote, vediamo intanto. La Formula 1 è sempre stata in crisi finanziaria perché il costo è molto caro per uno sponsor che giustifica il marketing e il ritorno così dobbiamo per futuro avere una Formula 1 che costa meno che, che dà la chance a squadre che non hanno tanto... Situazione economica buona per avere più equilibrata, così abbiamo una Formula 1 squilibrata e questo non è buono per il futuro degli sport. È un grosso problema che dobbiamo lavorare per il futuro, per fare le, le piccole e le medie squadre arrivare tecnicamente a un livello meglio, così è più equilibrata deve avere un regolamento molto più eh, ristretto, così il costo rimane più basso e il sviluppo della vettura rimane più basso, il wind tunnel, le, le, le prove sull'aerodinamica anche meno, meno possibilità aerodinamiche nella vettura, così si un po' tutto, poi abbassare il costo e così è più equilibrata. La, la Formula 1 moderna, io ho guidato la Lotus due anni fa, è molto, molto bene, eh, c'è un, 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 una stabilità incredibile perché con tutta la telemetria, con tutta l'informazione elettronica, tutto il, il sistema elettronico che hanno la vettura oggi, si trova un, un mise a punto, come si dice misa a punto? una messa a punto molto facile su ogni circuito, così un pilota giovane che non c'è l'esperienza va fortissimo perché la vettura è molto buona da guidare, molto facile da guidare, ma quando il Grand Prix parte è diverso, il pilota fa molta differenza, è diverso perché anche il mondo elettronico, un simulatore che sono molto più vicino sulla realtà, da guidare davvero una vettura da corsa, danno le possibilità anche per i giovani per imparare sul circuito, sulla vettura prima di andare al circuito. Ma il mondo moderno così è disponibile, è disponibile tutto quello usare. Mio figlio che ha 8 anni, che ha cominciato karting in Brasile, lui c'è due simulatori, no? anche fa Corsa Indianapolis, Formula 1 e lui ha 8 anni, eh? immagino che c'era 18. mas o mundo moderno é o problema que que tinha uma, uma parola inglese molto muito uh, analytics Un analytics que é todas as análises que a esquadra no momento que a vettura é sul circuito vem tanta informação que o engenheiro quer falar com o piloto para melhorar um pouco aqui um pouco lá e, prende il massimo di de, de, de performance della vettura, anche de, del pilota, perché hanno troppe informazioni sulla telemetria che arriva. Così tutti gli ingegneri che sono nel paddock, nel box, danno al informazioni al pilota, è troppa informazione, è difficile. Anche, è molto difficile perché sul volante c'è tanta informazione, anche tanta disponibilità per il pilota, fare il regolaggio diverso che perde la concentrazione. È un, è, un, è un desafio, si dice desafio in italiano. È un desafio diverso, è il pilota moderno tra il mio tempo, ma è difficile, ancora oggi è difficile, perché c'è tanta informazione. Gli ingegneri sono parte del campionato del, del mondo. Nel eh, mio tempo avevo ingegneri forghieri con la Ferrari che faceva, che era il maestro per fare la vettura andare. Adesso sono tanti ingegneri su, su ogni squadra che fanno lavorare bene la vettura, sviluppano il mondo moderno. Avete notato come effettivamente Emerson ha ripreso un po' il ragionamento di Claudia e il ragionamento anche eh, dell'ingegner Coppini? Analisi e eh, la vita moderna, il mondo moderno, le disponibilità tecnologiche ci portano ad avere eh, quello che abbiamo in Formula 1. Va gestito diversamente a nostro modo di vedere, vero Paolo? Assolutamente sì, come dicevamo poc'anzi, appunto, c'è questa ridondanza di, di dati e di informazione che rendono la Forma 1 solamente analisi. Per niente sintesi, anzi bisognerebbe trovare un punto di sintesi, ma la cosa non si trova neppure durante la gara e l'abbiamo potuto vedere negli errori madornali, macroscopici di strategia della Mercedes a Monte Carlo quando fecero cambiare i pneumatici ad Hamilton perché nel frattempo la pressione era scesa a seguito del fatto che era entrata prima la SFDK. Un discorso assurdo. Bene, abbiamo parlato eh, di eh, Emerson Fittipaldi, che era transitato da Monza. Abbiamo cercato di capire lui che cosa ne pensa di questa Formula 1. E poi ricordo che quest'anno, in agosto, cadeva il quarantesimo anniversario da quel trionfo incredibile che non è mai scivolato via dalla memoria e dal cuore degli appassionati, che rese famoso in tutto il mondo Vittorione Brambilla e la sua March naturalmente sponsorizzata dalla Beta Utensili. Bene, bastò quel successo per rendere Vittorio Brambilla davvero un protagonista molto particolare del mondo della Formula 1. L'abbiamo ricordato così, guardate. 13 anni dalla sua scomparsa, il comune di Monza, su richiesta degli appassionati, ha voluto dedicare una piazza a Vittorio Brambilla proprio davanti all'ingresso del suo autodromo. Lo dovevamo, ecco, eh, forse per troppo tempo ce ne siamo dimenticati, eh, la cosa è partita su Facebook, credo che fosse Facebook, probabilmente quanto di più lontano potesse immaginare Vittorio Brambilla, se mi, mi è consentito e eh, mi piace questo, questo, questo fatto, insomma, è partita da lì. Io ho aderito e poi è partita questa raccolta di firme e a quel punto c'era da capire dove andare. Mi è sembrato che il luogo migliore fosse quello perché quel piazzale che è il piazzale a cui affluiscono centinaia e centinaia di migliaia di persone e appunto mi piace ricordare il fatto e pensare che magari un padre accompagnando il bimbo che chiederà a chi è Vittorio Bambilla gli racconti di quella straordinaria giornata d'Austria con quel Gran Premio vinto sotto la pioggia che è rimasto nel, credo, nel cuore di tutti noi perché lì davvero ha vinto l'uomo, ha vinto il coraggio che ha saputo una volta tanto prevalere addirittura sul mezzo meccanico e questo mi sembra un bel insegnamento. quella pista che aveva contagiato Vittorio e tanti altri piloti molti dei quali sabato lo hanno voluto ricordare raccontando aneddoti di vita e di passione per la velocità. Quello che voglio ricordare di Vittorio è soprattutto l'amicizia e, e il coraggio e devo dire che mi ha voluto bene io ero il pivellino che arrivava dalla Formula Monza e le formule minori lui per me era già il campione e devo dire che mi ha aiutato dandomi informazioni in un ambiente dove notoriamente ognuno teneva i segreti per sé e invece lui io avevo questo privilegio mi forniva indicazioni quando gli chiedevo dei consigli mi ha sempre aiutato c'è stato sempre il massimo rispetto e per me è una persona stupenda un uomo di coraggio andava fortissimo Meritava di più, non ha mai avuto una macchina da prima fila, però quando ha avuto l'occasione la vittoria in Formula 1 l'ha colta. Pilota di moto e di macchine negli anni eroici in cui il valore del pilota emergeva solamente se sostenuto da talento vero, da una passione infinita e tanto, tanto coraggio. Del Vittorio cosa vuoi che ti dica? Ho detto prima, il valore di certi personaggi è dato dalla qualità degli amici che hanno e oggi il Vittorio... Gli amici che qui sono la testimonianza del suo grande valore. Guardate quella moto del Vittorio Brambilla. Possiamo ricordare mille episodi che lo riguardano, compreso la volta che è caduto e il Tino l'ha sostituito, se ti ricordi, no? Un solo successo in Formula 1 nel Gran Premio d'Austria del 1975, una gara a corsa sotto una pioggia incredibile che ha fatto conoscere al mondo intero lo straordinario talento di Vittorio Brambilla. Siamo nati insieme, perciò Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tutto insieme. Io purtroppo ero il maggiore e l'ho tirato fino a dove è arrivato. Chi era il più coraggioso sulle moto e sulle macchine? Lui o te? C'era solo da lavorare allora, non c'era bisogno del coraggio. Eccoci nuovamente insieme, stiamo riepilogando questa stagione 2015. Fatti particolari che sono accaduti nel corso della stagione o che hanno alimentato discussioni, naturalmente. Siamo, ci, siamo, ci siamo appoggiati anche al ricordo di eh, Vittorio Brambilla, che ha festeggiato i suoi 40 anni da quella strepitosa, straordinaria prestazione, ricordata poi anche in autodromo, come avete visto, da tantissimi appassionati che ancora lo ricordano. Ma un altro episodio eh, particolare che è accaduto a Monza quest'anno ha riguardato i giovanissimi piloti. Adesso vi facciamo vedere un filmato di quello che è accaduto proprio nel corso delle gare della Formula 3 internazionale. Vedete, provate, proviamo a vedere questo servizio insieme. On Rosencrist, qui arriva, the outside of Jensen. Jensen leva il controllo e è Rosencrist che viene prima. Broken sospensione sul campo di escazione. L'ultimo stroll is out of the race. Mikkel Jensen is out of the race. La carriera di un pilota solitamente ha inizio con il debutto nelle gare regionali di karting. Prima di passare alle gare nazionali ed internazionali, si arriva così al passaggio sulle formula, partendo dal campionato di Formula 4. Poi la Formula Renault 2000 per arrivare al campionato europeo della Formula 3 o la World Series by Renault. Così si arriva alle soglie della Formula 1 passando dal GP3 e GP2. È questo, bene o male, il percorso che le giovani lieve dovrebbero realizzare per raggiungere il sogno di stringere un giorno tra le mani un volante di una Formula 1 da qualche anno in tutte le categorie la crescita tiene conto della professionalità in tutti gli ambiti, dentro e fuori la pista. Dal karting alle formula, i piloti sono seguiti, assistiti, supportati, addestrati ad un comportamento che esprima la massima efficacia nelle prestazioni in pista e nel comportamento sempre molto professionale anche ai box. I piloti moderni vengono ammaestrati anche durante la corsa, sempre in contatto con l'ingegnere al muretto dei box, pronto a comunicare istruzioni al proprio pilota. Antonio Giovinazzi ci ha confessato che l'ultima gara che ha corso solo con se stesso è stata la corsa conclusiva della sua carriera nei kart. Poi ha sempre condiviso con il muretto dei box la sua esperienza agonistica. Bene, nonostante tutta questa attenzione, la stagione in corso ha portato i piloti delle diverse categorie a sfiorare più volte il dramma con incidenti spettacolari nei quali la fortuna ci ha messo sempre una grossa mano. L'escalation è stata preoccupante soprattutto per la Formula 3 europea che a Monza ha visto il canadese Lance Stroll sfiorare con la testa il Garrail dopo una manovra inqualificabile. Poco dopo anche il nostro Michele Beretta in prima variante lasciava il pubblico inorridito dallo spaventoso incidente che lo vedeva coinvolto. Ridarguiti dal direttore di gara e i piloti della Formula 3 europea non si sono calmati e in Belgio nell'appuntamento successivo hanno replicato le loro pazzie acrobatiche, sfiorando il dramma con il volo di Meneses. L'ultima pazzia è arrivata domenica scorsa da Zelpeg. Con un incredibile tamponamento tra due piloti esperti come Mary e la Fittì. Un incidente che una volta di più ci deve costringere a riflettere sulla esasperazione che in queste formule sta mettendo in serio pericolo la salute di questi ragazzi. Ecco, vi abbiamo proposto questo servizio per poi trarre le conclusioni di quello che invece è accaduto in Formula 1. In Formula 1 sono stati proprio i giovanissimi a lasciare un'ottima impressione dopo le critiche di inizio stagione, soprattutto nei confronti di Max Verstappen, è vero ingegnere? Ma, eh, sono, sono, andà, sono entrati in un sistema che è molto più costrittivo che quello delle formule minori. Intanto evidentemente... C'è qualche giovane in mezzo a una maggioranza di persone esperte in qualche modo, quindi un minimo di condizionamento c'è. Poi chi arriva in Formula 1 evidentemente ci arriva perché qualcuno ha visto in loro le caratteristiche necessarie per andare in Formula 1. Nella Formula 1 l'azzardo c'è in maniera istituzionale, ma non è. Nelle gare turismo e nelle formule minori le cose che abbiamo visto sono sempre accadute, è eh? purtroppo una drammatica selezione naturale qualche volta, ma è così. Una volta che si arriva in Formula 1 le cose cambiano perché i limiti eh, si, si innalzano, il rischio tende a innalzarsi e evidentemente poi chi arriva in Formula 1 vuole rimanerci e quindi o si adegua o ne viene espulso rapidamente. Marco, tu sei stato vicino a molti piloti giovani. Assolutamente sì, eh, concordo con quello che diceva Mauro, anche la Formula 1 dà delle responsabilità e un contesto tale per cui eh, un pilota si carica eh, lui stesso comunque eh, di determinate condizioni che poi deve, deve esprimere in pista. Quello che abbiamo visto invece nelle altre formule minori è che spesso non c'è un percorso delineato. Allora, i piloti saltano dalle ruote scoperte alle ruote coperte, al kart, c'è cioè, una confusione incredibile, non c'è un percorso delineato per arrivare in Formula 1 e non seguono quel, quel percorso lì. Spesso si, si perdono per strada, hanno mille persone intorno che gli dicono cosa devono fare, non ragionano con la loro testa e nascono queste, queste situazioni che abbiamo visto possiamo dire che in Formula 1 quest'anno il pilota più spettacolare e efficace è stato Max Verstappen sì, o esagerate no infatti io stavo proprio invece per dire un'altra cosa e cioè che secondo me i giovani secondo me è una cosa di cui abbiamo già parlato proprio in questo salotto più di una mm -hmm. volta cioè che i giovani hanno insegnato per certi versi ai più esperti per esempio per quel che riguarda i sorpassi abbiamo visto Verstappen e sorpassare meglio non so, Bottas e Raikkonen insomma, anche se anche Bottas comunque è giovane sì. ma non giovanissimo, non giovane quanto Verstappen certo. ma comunque abbiamo visto sorpassare molto meglio come tecnicamente Verstappen rispetto a piloti veterani come Raikkonen per dirne uno, come, o come Bottas comunque dove inevitabilmente si toccavano proprio già solo per dove frenano, per come impostano la curva, per come anche un po' tendono a, insomma, al limite della correttezza a darsi fastidio. Eh, Verstappen furbescamente l'ha fatto più di una volta, magari anche col suo stesso compagno di squadra. Però non mi sembra che si siano mai danneggiati tra no. di loro no. e, e non mi sembra anche che, Ricciardo, che... Ricordo, se vogliamo, anche Ricciardo, anche, adesso piano, sì, piano, no, parlavamo qualità, di Vestapo, no. e detto Vestapo ma anche Ricciardo. Anche il sorpasso ah. è un gesto atletico, quindi qualcuno lo sa fare meglio di altri Io ricordo fare... solo una Hai ragione, però Montecano. un pochino forse potrebbe anche derivare dalla scuola che hanno avuto, anche forse col simulatore. Gli mettiamo esperienza del DRS un'altra chiave di lettura. Sì, sì, non parte di europeo. non averlo utilizzato eh, Esatto, forse anche quella Qual è la tua chiave di lettura? Io, allora, questi del Formula 3 europeo Sono ragazzi che hanno fatto il go-kart E poi la Formula Re non forse E il Formula 3 europeo Non sono ancora stati contaminati dalle sportellate del GTI Dove ci vanno dopo Quando capiscono che la carriera Con le formule non c'è più okay. e, no, Quindi proprio il DNA è quello lì La mia chiave di lettura è questa Lì sono dei ragazzi che sembra che si debbano giocare, l'obiettivo loro della vita è la Formula 1. E sembra che in ogni chance che hanno siano di o di morte per arrivarci. Quindi certo. prendono dei rischi abnormi, Provano sia che Monza la gara è stata sospesa e non più ripartita, certo. non si va più a Monza l'Europeo perché qualcuno ha pensato che si va troppo forte. Non c'è più, non ci viene più. Sì, sì. Invece poi vedi Spy, vedi Zetto, sono successe le stesse cose. Certo. Comunque questo qui è un altro, un altro discorso polemico. Mentre quando ci arrivano in Formula 1 scatta un'altra cosa. Adesso non devo fare stupidaggini, Sennò, altrimenti no, madame, mi cacciano. È anche Questa è, è una cavitatura. Bene, lettura. Anche... i giovani imparano a guidare sui simulatori. Eh, certo. e quando guidi su un simulatore è diverso. È quando sei in certo. pista, no, è un'altra cosa. I primi errori di Verstappen in Formula 1 sono dati dal fatto che aveva imparato le piste sul simulatore certo, certo. e questi ragazzini qui non sanno bene quando devono frenare, non sanno bene tamponano perché hanno imparato solo sul simulatore. Poi andando avanti cambiano, ma in certo. Modo. Incredibile. Il passaggio dei giovani, ma eh, lo voglio concludere proprio ricordando che eh, un giovane se n'è andato proprio a metà stagione per un incidente subito lo scorso anno a, in Giappone, voi lo ricorderete, Jules Bianchi, così lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato, proprio a metà della stagione della Formula 1 2015. Jules Bianchi e lo ha fatto sabato scorso alle 2.45 del mattino dopo 285 giorni di coma da quel maledetto 5 ottobre dello scorso anno quando nella parte conclusiva di un Gran Premio del Giappone che ormai non aveva più nulla da dire immerso in una pioggia torrenziale con una visibilità resa precaria dal calar della sera la Marussia guidata dal giovane pilota francese finiva come un missile fuori controllo sotto 31 tonnellate di una gru presente in pista per recuperare un'altra monoposto finita contro le barriere. L'improvvisa decelerazione procurò sul cervello di Jules effetti drammatici e mentre il pilota francese iniziava la sua lunghissima fase di coma, la FIA istituiva una commissione d'inchiesta affidata incredibile ma vero al direttore di gara Charlie Whiting che per prima cosa avrebbe dovuto indagare su se stesso. Un'inchiesta velocissima, che nel giro di pochi giorni diede risultati definitivi, stabilendo che la responsabilità di quanto accaduto era da addebitare al pilota stesso per non avere rispettato le bandiere gialle che imponevano un rallentamento della velocità. Tutto ciò senza neppure considerare il fatto che. Con un trattore in pista forse ci sarebbe voluto una safety car, senza considerare che l'intensità della pioggia e il calar della sera avrebbero imposto al buon senso di chiudere anticipatamente la gara. Tutto ciò senza considerare che per i piloti le bandiere gialle sventolanti obbligano a non superare, a fare attenzione senza perdere troppa velocità. E questo atteggiamento è diventata consuetudine in tutte le gare di questo mondo. Queste sono le verità che emergono dalla tragedia di Jules Bianchini e la virtual safety car adottata dopo il suo incidente ne è la più lampante conferma. Addio Jules Bianchini. It's like a drum Abbiamo voluto chiudere la prima parte della stagione del 2015 della Formula 1 con il ricordo di Jules bianchi Riprenderemo poi giovedì prossimo con, il seconda, con la seconda parte del percorso che praticamente ci porterà da dopo il successo ottenuto, il secondo successo ottenuto dalla Ferrari all'Ungaro Ring, praticamente da Spa verso la fine, con tanti altri episodi sui quali ci soffermeremo. Con altri ospiti in studio, quindi sarà una puntata completamente diversa da questa. Ma avevo detto all'inizio che in in questa puntata avremo fatto un regalo di Natale molto particolare al pubblico di Griglia di Partenza. Sì, abbiamo pensato anche di portare Babbo Natale nelle vostre case, firmato da Griglia di Partenza. Ebbene, abbiamo invitato Mario Acquati. Eh, ha parlato pochissimo fino adesso, Mario, ma è da 50 anni che la sua libreria è presente con lui dentro l'autodromo. Molti di voi l'hanno riconosciuto e vorrei. A questo punto, mandare in onda anche qualche messaggio che ci è arrivato. Guardate, un saluto ad Acquati eh, che ha riempito la mia libreria di libri video, e, e, e cassette DVD, eh, Pier D'Ameda. Grazie, Pier, per questo eh, tuo contributo. Eh, ecco qua un altro messaggio per eh, Mario. Quanti libri, quanti aneddoti. Grazie, Mario Acquati. Uh, un altro messaggio per Mario Acquati, eccolo qui, guardate questo, è molto bello, un libro introvabile, una foto memorabile, un autografo desiderato, grazie Mario Acquati. Ecco, noi ringraziamo naturalmente voi a suo nome per uh, questi bellissimi messaggi. Mario Acquati questa sera è qui perché. Mario ce lo vuoi spiegare tu? In merito al regalo? Eh, in no. merito al regalo dopo. Di, diciamo subito, è, è lui Babbo Natale per griglia eh, di partenza. Però ne parliamo un attimo fra, fra un attimo del, del regalo. Vorrei sì. capire perché sei arrivato a griglia di partenza per annunciare qualcosa di veramente. Sì. Molti di voi lo sanno già perché è già stato pubblicato dai giornali. È stato pubblicato decisione. su parecchi quotidiani sì. giornali. Eh, diciamo che sono quasi costretto a chiudere la libreria. Eh, abbiamo pochissimi clienti perché abbiamo poche gare e quindi con le gare il pubblico non entra, i giovani non comprano più, i giovani hanno tablet in mano, hanno internet, non, non conoscono l'odore e il sapore del libro, quindi eh, questo, questo lavoro è, è, andato, è andato calando. Quindi tu chiuderai alla fine del mese, eh, qui vediamo, vediamo alcune, alcuni libri che hai. Questo, questo è, un è un libro particolarissimo, è un libro che è stato eh, scritto da Fangio e da Giambertone che è l'uomo che l'ha portato in Italia a correre. È stato stampato nel 1961, nell'estate del 61, e presentato a Monza nel 1961 al Gran Premio. E ha le firme di moltissimi piloti, tra cui Jim Clark, Baghetti, Bandini e soprattutto uno degli ultimi autografi, se non l'ultimo, di Von Trips che moriva poco dopo nell'incidente con Clark. Eh, ed è un libro molto, ma molto raro, raro considerando le firme che, che ci sono in prima pagina. Poi che cosa, ci, cosa si può trovare ancora nella tua libreria? Questo è il primo libro scritto sulla, nel 1149 sulla storia dell'autodromo di Monza, il primo in senso assoluto. Quanti libri conta più o meno la libreria dell'autodromo ad oggi? Oggi l'abbiamo un po' depauperata con le svendite che abbiamo fatto soprattutto a Relli. Una, una libreria così a, a, negli anni d'oro avevamo... 10.000 titoli. 10.000 titoli, se ne possono trovare ancora oggi? Sì, sì, certo, 10.000 titoli, però molti, soprattutto in lingua inglese, francese e tedesca. Ecco lingua il regalo che vuoi lingua. fare agli amici no, di griglia di partenza? Sì, vorrei chiedere io sì. fare una domanda, a Mario. Certo. E Mario, adesso tutti i tuoi libri dove li metti? A parte quelli che chiaramente venderai e poi allora, vedremo cos'altro eh, fai. Eh, a parte quelli che venderò. La maggior parte vengono donati a un istituto di bambini da un handicappati che li usano per tagliare le fotografie così. Ne abbiamo già tanti, ne diamo ancora un bel po'. Ecco. Questo è molto bello da parte tua, e comunque ti fa eh certo. onore una volta Sono di più. Auto e moto. Auto quindi, e moto sì. quindi, ragazzi, l'appassionato di auto però, e moto è l'ottica. Di un il regalo, Gigi, il, regalo, che fare, beh, il regalo che vogliamo fare a tutti voi per Natale è da domani mattina dentro l'autodromo di Monza presso la libreria di Mario Acquati potrete trovare qualsiasi libro voi scegliate a metà prezzo quindi potrete fare dei regali stupendi a degli appassionati guardate che foto bellissime che ci sono nei libri che raccontano la storia anche dell'impianto di Monza del Tempio della Velocità Beh, tutto a metà prezzo quindi se vi recate da domani fino al 23 mi sembra Mario fino al 22 fino al, 22, fino al giorno Paolo. 22 dicembre potrete trovare libri e cassette anche DVD vero? Sì, sì, anche devo dire. Certo. Ecco, qui ci sì. stavi mostrando invece una, è, una tuta. Negli anni 70 facevamo le tute ignifughe, usate dalla maggior parte dei piloti, perché sono state le, le prime tute omologate, e venivano usate da, da quasi tutti. Nel 70-72 su 24-26 piloti che partivano, 20 avevano la nostra tuta. Fino a quando nel tuo, nella tua libreria sono entrati i piloti della Formula 1 spontaneamente? Fino a quando il circus ti portava questo agio, l'avere il pilota che veniva a salutare Mario Quati. Ma diciamo che fino agli anni 80-85 arrivavano, arrivavano con molta frequenza. E poi è diminuita l'ultimo praticamente che ho visto il negozio è stato schumacher poi non ho più visto nessuno cioè dal, dal paddock non, non escono più sono rintanati nel loro questo è un sono libro sono rin <ride> questo sì. è un libro particolare scritto sì. da franco lini e da marcello minervi ah, lini Francolini. era l'ex direttore giornalista ed editor, e qua tutti i piloti hanno mi hanno fatto una dedica eh, perché erano, tutte, erano tutti i piloti che vestivano con le nostre tute. Bellissimo. E venivano in negozio spontaneamente e questo è un libro che ha raccolto praticamente tutte le, le firme di tutti i piloti da allora. Bellissimo. Bellissima. E sono tutti eh, libri in vendita questi? Questo no, eh, questo cioè, è un libro che tuo 99 personale. proprietà su 100 metter, metterò a, a un'asta di beneficenza. Ah, bellissimo. Comunque Mario ti faccio questa così, posso? Certo. Ufficialmente io mi propongo, mi propongo come commessa per qualche ora, se vuoi nei prossimi giorni poi, verrò io a vendere, a darti una com, mano a vendere. Comunichiamo senz'altro, con, con, con piacere. Con piacere, con piacere. piacere senza. e, e poi volevo chiederti anche una cosa, ma ci sono anche libri di tempi recenti ovviamente. Sì, certo, certo, certo. Di, di, sono quelli in maggiore quantità, compreso il tuo. Eh, grazie, <ride> <ride> grazie mille. Quindi eh, è un onore per me essere nella libreria. Assolutamente, sole. il messaggio è eh, la libreria è aperta da domani mattina fino alle 22, tutti coloro che si recheranno nella libreria dentro l'autodomo di Monza, l'ingresso è naturalmente gratuito, potranno incontrare Mario Quati. Eh, la signora Barbara, vero? Sì, Barbara. Sì. Barbara, chissà mai potreste incontrare anche Claudia Peroni e certo. fare i vostri acquisti. Gì, scusa, vostri posso orientali. fare il polemico una volta? E fallo questo no, eh, polemico. Fa. Allora, Beh, Mario. Perché eh, non sei mai polemico? No, <ride> no, voglio fare il polemico apposta. Sì. Mario è un giovane di 76 anni. Ok, è padronissimo di fare quello che vuole dei suoi libri di smettere l'attività nella quale mi dice che non ci va più nessuno che non, non c'è niente ma stiamo parlando di un patrimonio storico inestimabile perché devono andare a finire perché Monza istituzione, autodromo deve privarsi di una chicca simile perché non fare in modo che il dopo al dovrebbe finire nel sia un, museo, certo, il, no, il museo in tutti manda, i libri suoi devono andare chiaro, nel museo e devono essere acquistati dall'autodromo di Monza, quindi oh mio dirigenti mio. di Monza, questo è il mio suggerimento. Vabbè. Vabbè. No, ma Dai. che abbia Scusate. una vita, un futuro: domani ci sarà un ragazzino che va lì a prendersi il libro, su... no, cioè per loro saranno antichi i vetter. Certo, per loro per sono antichi come noi parliamo degli antichi fangio. Il patrimonio non è dato dai libri, il patrimonio è dato dai documenti, dalle esatto, foto che ho, cultura. dai disegni, dalle piantine, dai cataloghi del 1922. E' questo, vai, eccoli qua, madre, eccoli, quello hai, che vai, voglio dire io, ma, ma è possibile questi, che questi sta sono roba... Tutti i documenti che ho raccolto negli anni, eh, tutte le griglie di partenza, questo... Sono i documenti del film Grand Prix dove io ho fatto la comparsa sì. nel 66. Dai, sì. Sì. Sì, che bello! E ho raccolto, ho raccolto tutto il materiale del film Grand Prix. Ho perfino l'elenco di dove gli attori andavano in, in albergo a Milano. Questa è Françoise Hardy, sì. che, che era l'attrice principale. Antonio Sabato. E, e lì avevo tutto, ho raccolto tutto questo materiale che pensavo in un certo momento di poterlo esporre. Stai parlando in un con museo. Monza? Prego? Stai parlando con Monza, con la direzione di Monza? Sì, eh, recentemente la direzione, eh, in persona del dottor Ferri, mi ha chiesto di fargli un'offerta per questo materiale storico. Ah, ecco, mi sembra strano. Eh, ma Proprio sì. è una questione di questi giorni, quando eh, vedi, hanno saputo che l'avrei venduto ad altri, allora l'autodromo si, si è fatto avanti. Adesso ci penseremo. È un primo passo. Posso fare anche un ricordo di Pepi Cereda, che so che era uno un grande estimatore del tuo e della libreria. Andiamo in pubblicità perché c'è ancora una sorpresa che vogliamo fare ai nostri telespettatori prima di chiudere questa puntata. La faccio io, e poi vi dico. Dopo lo diciamo. Andiamo in pubblicità. Ed eccoci con la, la penultima sorpresa di questa sera, ce la fanno i commissari di percorso dell'ACI Milano, commissari di percorso che qui vogliono comunque rappresentare. Tutti gli uomini di servizio che prendono uh, possesso della pista nel corso di una gara, guardate cosa ci hanno preparato, vediamo se la regia la inquadra perché è un dolce bellissimo, è una torta con una Ferrari, ma non è una Ferrari perché sopra è sponsorizzata da Griglia di Partenza. E dentro c'è il casco di Senna, c'è Senna. E dentro c'è il casco di Senna, veramente. Bravissima. Francesco e Ignazio, qui rappresentate tutti i commissari di percorso, noi vi ringraziamo tantissimo mm. per questo dono che ci avete fatto eh, l'hai fatta tu Francesco? sì l'ho fatta io in quanto tempo? l'ho fatta tipo mh, tre ore Caspita, bellissima. È il tuo mestiere? Eh, no, lo faccio per hobby da un po' di anni e mi sto appassionando molto e speriamo di avere buoni risultati in futuro. Bene, a te, a Ignazio e a tutti i commissari di percorso di Monza, agli uomini del servizio antincendio, al nuovo di servizio sanitario, a tutti coloro che sono di servizio, vi dedichiamo questo servizio che avevamo preparato appositamente per voi proprio nella manifestazione più importante, il Gran Premio d'Italia. Monza arriva il grande giorno, quello dedicato al Gran Premio d'Italia. Un'altra pagina di storia, la numero 86, che andrà ad arricchire le altre che già raccontano la magia del Tempio della Velocità. E di questa magia fanno parte anche tutte quelle figure professionali delle quali solitamente non si parla, ovvero gli uomini che prestano il loro servizio a bordo pista, come i commissari di percorso dell'AC Milano, i leoni della CEA e gli uomini del servizio sanitario. Sono tre delle tante figure operative delle quali Monza va orgogliosa in tutto il mondo. I commissari di percorso dell'AC Milano hanno una preparazione specifica che li rende immediatamente operativi anche e soprattutto in fase di grande emergenza. Quest'anno ne hanno dovuto purtroppo dare prova in occasione della gara internazionale delle GT, quando una drammatica uscita di pista in parabolica ha messo a rischio e pericolo la loro incolumità e nonostante ciò il loro intervento è stato pronto e professionale dal primo istante utile dopo lo schianto. Il loro contributo è offerto con tanta passione e grande professionalità. I leoni della CEA non hanno certamente bisogno di presentazione. Per il grande pubblico sono saliti alla ribalta della cronaca dopo il salvataggio di Gerhard Berger uscito al tamburello in un Gran Premio di San Marino e a Monza. Offrono una garanzia di professionalità totale che lascia i protagonisti in pista in una condizione di grande tranquillità. Infine, ma non ultimi, gli uomini del servizio sanitario, quelli che non si vorrebbe mai vedere operativi in pista. Ma quando c'è bisogno di loro arrivano veloci come la luce, con la loro grande carica di professionalità ed una preparazione unica al mondo. A tutti loro Monza e i suoi protagonisti possono dire solo grazie. Bene, questo era il nostro grazie, il nostro applauso per i commissari di percorso dell'AC Milano che servono sempre a Monza e grazie per naturalmente il dolce che ci avete voluto che preparare ci mangiamo, eh? che, che, che adesso tra <ride> pochissimo ci mangiamo. Però un'altra sorpresa ce l'ha portata Claudia e, e allora, vediamo la regia mi ci fa partire questo Amici passione pass eh? che trasmette passione. Questa è una parte del, del jingle sì. di Jingle Bell Stars che ha fatto un bel progetto di Roberto Onofri e Franco Longo ed altri. E che ha voluto donare è stato una, una, uno scopo benefico per la Nuovi Orizzonti, che è un'associazione molto importante che aiuta le famiglie disagiate di tutta Italia. E con il presidente Chiara Mirante è un progetto che c'è da, da, da tanti anni e che non solo in Italia anche in Brasile, in Bosnia-Herzegovina e, e quindi con questo progetto noi ci auguriamo, con questo Jingle Bells, dove hanno partecipato voci importanti e celebri come Andrea Bocelli, Neck, Raffi, Mattia Bazar, eh, Lorella Cuccarini. E poi come me abbiamo parlato Paola Perego, Giuca Casella, eh, Beppe Convertini, Maria Grazia certo. Cucinotta. Insomma, eh, siamo stati in tantissimi che abbiamo aderito a questo progetto e ci auguriamo che eh, addirittura si è parlato di. Del disco d'oro, quindi 50.000 coppie e chiaramente il ricavato andrà tutto a nuovi orizzonti. Questa eh, associazione che, che fa un grandissimo aiuto per, per tutte le famiglie disagiate. Sappiamo che in Italia sono tantissime, purtroppo e quelle a noi fa piacere che fanno fatica averne a averne parlato, certo, in questa a, puntata, in a, questo momento in particolar modo. Certo. Grazie, vita. grazie quindi a Claudia Peroni per essere stata grazie con noi. Voi, Naturalmente, l'appuntamento bella... con te sarà per il. 2016. Come con piacere, ci troveremo in qualche occasione ancora mi farà grande piacere. Mario Quati, grazie per grazie voi, il regalo che hai voluto fare grazie. a tutti gli amici di Griglia di Partenza. Quindi, da domani da te, libri al 50% per regali di Natale, stupendi. Vi, vi aspetto. Poi grazie. abbiamo Paolo Felisetti grazie per essere stato con noi grazie e naturalmente con te l'appuntamento rinnovato al 2016. D'accordo. Grazie a Oscar Berselli, grazie a, voi, ciao grazie a Marco Zappa grazie. per essere stato con noi grazie anche in questa occasione e come non ringraziare grazie il grande a voi, direttore Mauro a voi. Coppini, a voi. Formula Passion, il sito che dirige sempre con tanta passione e tanti eh, addetti appassionati, eh, perché sono ragazzi tutti giovani, noi, noi sì, abbiamo conosciuto Luca Ferrari ma è solo uno dei tanti che lavora con Ah, cioè, oh, sì, 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 tra l'altro ah, giovane di tutti eh, Oscar, sì, certo. Il più giovane di tutti è lui. Vorrei chiudere questa puntata speciale <ride> con un vostro messaggio. Quindi, con uno di voi che ci ha mandato un messaggio davvero molto interessante, bello per chiudere, credo. Eccolo qua. Buonasera. E tante grazie per l'impegno e la passione. Auguri vivissimi Daniele dal Monferrato. Un abbraccio, un abbraccio a tutti voi. Buona serata e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Con Green Power, Diavolina è sempre più verde.